Buonasera, magari non c'è neanche bisogno del microfono. Sì, c'è bisogno del microfono. Buonasera a tutti, sono molto contento di introdurre questo evento che l'Associazione 3.0 ha organizzato in collaborazione con il Centro di Iniziativa per l'Europa del Piemonte e con Altera, generatore di pensiero in movimento, e con l'Università di Torino. L'evento, l'altro volto del web, ovvero sia la diffusione dei messaggi di odio maschi razzisti, sembra abbastanza brutto parlare al microfono continuo, così meglio su web. L'idea di questo evento ci è venuta principalmente perché di web si parla moltissimo, si è parlato moltissimo negli ultimi anni. I movimenti di protesta, Occupy Wall Street, Indignados, quelle che nelle primavere arabe sono state definite le rivoluzioni di Twitter, sono sempre state associate al web, web che è diventato un sinonimo di democrazia, di protesta, di lotta antiregime. Dall'altra parte, negli ultimi mesi abbiamo avuto un esempio contrario con lo scandalo dei Datagate, dell'intrusione di alcuni governi occidentali nelle privacy di ciascuno di noi. È stato letto non soltanto il web, ma anche il web come uno strumento in mano ai governi per controllare quello che stanno facendo le popolazioni. In realtà però c'è un altro elemento di cui si parla molto poco spesso, che è la diffusione di messaggi razzisti, populisti, di estrema destra sul web. Le stesse opportunità che vengono offerte a movimenti cosiddetti antiregime sono offerte anche, e quindi diciamo labeled come di sinistra, sono offerte allo stesso modo anche a movimenti di estrema destra, a movimenti populisti. Un tema importante ma che è stato finora fortemente sottovalutato. Nell'introduzione, nel video di Manuela Caiani, una ricercatrice dell'Università di Vienna che ha curato il libro Il web nero, ovvero sia come partiti i movimenti di estrema destra utilizzano il web per diffondere i propri messaggi, Manuela Caiani lo dice chiaramente, sono stati tra le prime, lei e Linda Parenti, a iniziare uno studio sistematico di come partiti e movimenti di estrema destra utilizzino le risorse offerte dal web 1.0 e il 2.0 attraverso una comparazione di come questi movimenti in Italia, in Germania, in Spagna, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti si stanno muovendo. Ma è anche un ambito che non riguarda soltanto i partiti e i movimenti, bensì l'intero spettro della comunicazione pubblica. La diffusione degli hate speech, discorsi d'odio, cioè quelli che cercano di incitare, difendere, diffondere la discriminazione che sia basata su elementi etnici, di orientamento sessuale, di genere, religiosi e via dicendo, è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio, tant'è vero che il Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare quest'anno una campagna che proseguirà anche tutto il prossimo anno chiamata No Hate, una campagna che si basa su elementi online come il sito internet, il No Hate Speech Watch, dove è possibile riportare casi di hate speech online e eventi offline, nel quale rientrano, volendo, anche questa tavola rotonda, questa tavola di discussione. Perché la domanda fondamentale quando si parla di diffusione di messaggi populisti, razzisti, di odio online, sono sostanzialmente due. Che cosa sta cambiando con il web? Che strumenti offre il web di diverso rispetto alla diffusione degli stessi messaggi su altri canali, su altri mass media? Che cosa c'è di particolare in questo mezzo che vale la pena affrontare, discutere, inquadrare? E se esiste e in quale misura un reale pericolo di spillover? Cioè quello che temono tutti gli attivisti, ovvero sia che se questi discorsi di odio vengono diffusi da determinati siti, forum, gruppi su Facebook, per quanto piccoli, essi vengono sdoganati e possono diffondersi nel resto del discorso pubblico. Sta succedendo questa cosa? Se sì, in che misura? Com'è possibile controllarla? Oppure se no, stiamo tutti prendendo una baglia, stiamo ingigantendo cose che non vale la pena ingigantire. Ne parleremo oggi pomeriggio con i nostri relatori, il professor Cepernic, docente di sistemi mediali presso l'Università di Torino, al Dipartimento di Cultura, Società... Cultura e Politica e Società. Cultura, Politica e Società, era rimasto Scienze Politiche, scusate. Luciano Scagliotti, presidente del Centro di Iniziativa per l'Europa del Piemonte e componente del Board Media and Policies di ENAR, l'European Network Against Racism and Discrimination, e Roberto Mastroianni, presidente di Altera e studioso di comunicazione politica. Passerei subito la parola al professor
Comincio sì, io? Sì, sì. Accidenti. No. E questo non l'avevo messo in conto. Non l'avevo messo in conto. Allora. Allora, intanto grazie per l'invito, il microfono funziona, tutto bene. Allora, intanto volevo dire, forse credo di aver, siamo stati introdotti come discussant, no? Quindi forse proverò a interpretare il mio ruolo qui cercando di fare appunto un ragionamento da discussant. Io ho letto con molto interesse il libro, lo consiglio, quindi è un consiglio di lettura. Tanto per una ragione, il sociologo pedante, ma insomma questa è una ricerca vera, questa spesso si fa ricerca in maniera come dire, curiosa, questo invece è il resoconto di una ricerca comparativa di grandi dimensioni, fatta con i criteri giusti, fatta con la metodologia giusta, quindi io consiglio fortemente la lettura di questo libro anche per capire che cos'è un discorso scientifico su temi come questi. Lo dico perché spesso affrontare questo tipo di questioni ci mette in imbarazzo, no? Perché noi siamo qui a discutere una tavola rotonda su un argomento del genere e diventa difficile non essere di parte immaginando un'azione comunicativa da parte di soggetti come quelli che sono contenuti nel libro e non avere dei pregiudizi da questo punto di vista. Cioè diventa spesso difficile essere analisti tout court senza immaginare di essere in qualche modo coinvolti. Questo libro aiuta a mantenere una certa neutralità, come diciamo noi, cioè Max Weber, a valutatività, ma non dico più parolacce del genere, perdonate il brutto inizio. Il libro è bello, le colleghe sono molto brave, però dal mio punto di vista mi viene bene fare il ruolo del discussant a questo libro, perché loro sono studiose dei movimenti sociali e sono molto meno studiose dei media. Io invece sono un analista dei media e ho trovato nel loro libro qualche difficoltà di comprensione della parte mediatica, veramente mediatica, della loro analisi. Vado al nocciolo della questione perché so che abbiamo poco tempo. Allora, intanto il web avete detto anche nella presentazione, la rete, il web, dopodiché dice sì, beh, poi c'è il web 2.0. Ok, allora io non sono soddisfatto di una definizione di web che non c'è. Cioè quando oggi parliamo di rete, parliamo di web, che cosa intendiamo? Che cos'è? No? Perché dato per implicito, un po' nel senso comune, ma ciò che è più grave in un studio che contempla l'utilizzo strategico dei media e in particolare della rete, mi aspetterei che il web fosse definito. Perché? Perché nel testo viene dato per implicito una web tipo la prateria, lo spazio del West, l'espansione a West, verso Ovest, no? Le recinzioni degli spazi, no? Spazi infiniti, c'è un po' di pregiudizio positivo, che no? La rete per sua natura è buona, no? Per sua natura è buona, poi ci sono i cattivi che ogni tanto, no? Come nel Far West, tanto reagiscono male, il pistolero, eccetera. Bene, allora, questo è un modo bizzarro dal mio punto di vista di cominciare ad affrontare il tema. Intanto io vorrei capire cos'è il web, perché a me risulta, dal pochi indicatori buttati lì male, quindi tanto per una tavola rettangolare ma rotonda, quindi ne discutiamo in modo aperto, ma intanto mi risulta che tutta sta prateria nel web non ci sia, visto che il 90% di noi in tutto il mondo fa ricerche online utilizzando un solo motore di ricerca, tanto per dirlo, Google, cioè un solo algoritmo, non uno, né due, né tre, né cinque, pochissime, nella maggior parte dei casi uno solo, quindi sta grande prateria incontrollabile, insomma un po' libera da conquistare, mi sembra strano. Oh, intanto anche lì, noi approcciamo la rete, ci attacchiamo al nostro iPad, al nostro PC portatile, mediamente in tutto il mondo utilizzando tre browser e mezzo. Non è un dettaglio, perché il modo in cui io affronto la navigazione dei contenuti online, beh, da questo dipende anche la controllabilità di ciò che faccio, tanto per dire noi.
no? Quindi un solo algoritmo che mi riporti alle ricerche, tre browser, tre e mezzo, quattro, eccetera. Il 90% dei cittadini del mondo approccia la navigazione su PC attraverso un solo sistema operativo, quello di Microsoft, 90%. Ok, quindi la prateria, senza tante, ma insomma, più o meno. Tre sistemi operativi forti per gli apparecchi mobile, potrei andare avanti e dare dati di questo genere. Allora, forse dobbiamo definire che cos'è la rete oggi, perché io ho l'impressione che dalla definizione di rete che emerge di qua, questa è una definizione di rete o un'allusione al concetto di rete di 15 anni fa, no? Questo è molto importante per arrivare al nostro tema, non è una divagazione. Altra questione su come definire la rete, ma insomma, i dati, gli indicatori messi insieme, certo presi uno a uno si fa fatica a seguire il dibattito, ma messi insieme gli indicatori ci dice che oggi la fruibilità del web si sta rapidamente spostando su quello che le colleghe bravissime chiamano web 2.0, cioè sulle piattaforme che sono le piattaforme Facebook, che sono le piattaforme Twitter, eccetera. Ma al punto tale che si sta realizzando una sovrapposizione tra lo stare in rete e stare sui social network, cioè progressivamente si sta restringendo la quantità di persone che naviga al di fuori di quelle piattaforme, che produce contenuti al di fuori di quelle piattaforme, eccetera. Ok? È uno spazio in rapidissima contrazione. Cioè quello che è incredibile, forse, se uno non ci ragiona, ma se con gli indicatori ce lo rivela, è che la fruibilità è sempre più spostata su piattaforme di quel tipo, che hanno caratteristiche come? Beh, intanto, di elevatissima controllabilità. Che cos'è che piace tanto di Facebook alla gente? Ma intanto è un luogo sicuro, sicurissimo, non ti succede niente lì dentro. C'è il massimo di sicurezza possibile. Se c'è qualcosa che non va in un gruppo, eccetera, cosa faccio? Segnalo immediatamente a Facebook, il quale si presume, spesso non accade, ma si presume che attivi le sue forme di controllo. Ti distrugge, c'è un qualche virus su Facebook che vi aggredisce, vi distrugge l'iPad? No, non è possibile. È uno spazio totalmente protetto, totalmente controllato, una enorme sicurezza da questo punto di vista. Ecco, allora, prima conclusione, attenzione, certo, questa analisi ci propone un web in selvaggio in cui ci sono gruppi organizzati che organizzano, e ci sono, attività di odio, e ci sono, eccetera. Attenzione però che la fruizione del web e l'architettura del web si sta rapidamente spostando verso altri modelli. Quindi questo tipo di attività diventa un'attività con sempre meno spazio a disposizione, sempre meno audience a disposizione. Primo dato, vado perché ho quanto tempo mi manca? Ok, no, so di stare nei 15 minuti e cerco di farlo. Allora, relazioni di tipo amicale, relazioni sicure, relazioni non trasgressive, relazioni tranquille, controllate. Cioè, qui si sta spostando l'attenzione delle persone verso il web, sul massimo di rassicurazione possibile, tutt'altro che dall'altro aspetto. Seconda questione, anche qui da discussant. Ho l'impressione che ci sia un equivoco nel modello con cui le brave colleghe intendono la nostra relazione col web, perché ho l'impressione che il loro modello di riferimento sia ancora un modello di tipo broadcast, cioè che loro facciano riferimento alla capacità di influenza oppure di relazione, no? Capacità di influire sui meccanismi di opinione pubblica, che sono quelli di tipo televisivo. Ora, è chiaro a tutti noi quanto cambi e in che maniera radicale cambi la nostra relazione col mezzo quando cerchiamo informazione e comunicazione sul web. Intanto ho detto, la cerchiamo. Con la televisione spesso non la cerchiamo. Col web dobbiamo metterci su una tavoletta del genere, digitare una URL, un indirizzo URL e avere la chiara intenzione di andare a cercare quel tipo di contenuto. Questo non è broadcast, questo è netcast. Che differenza c'è tra i due modelli? Beh, c'è che in questo caso sono io che vado a cercare un certo tipo di informazione, non è quel tipo di informazione che necessariamente e con la facilità di prima viene a cercare me.
Allora, qui ci troviamo davanti ad una, ipotesi di lavoro, perché siamo qui anche per questo, per lavorare, per discutere, che cambia radicalmente l'approccio con cui le studiose hanno affrontato la questione. Loro hanno affrontato molto bene tutta la parte che guarda l'offerta di comunicazione di questo tipo, l'offerta di comunicazione, ma in nessun modo hanno considerato la capacità di ricevere la domanda di questo tipo di informazione. Io da studioso dei media sono molto più interessato a questo secondo aspetto, per quanto questo sia fondamentale. Cioè, io non sono tanto interessato a capire quanto materiale del genere venga pubblicato. Certo che è importante, certo che un contributo di ricerca è importante, ma dalla mia prospettiva è più interessante capire quanto e come impatti nei meccanismi di formazione dell'opinione pubblica quel materiale. Quindi sono interessato alle pratiche di fruizione, non alle pratiche di diffusione del materiale. Allora, da questo punto di vista la mia premessa serviva ad arrivare a questo tipo di conclusione. Attenzione che se il web sta diventando ciò che ho cercato brevemente di dire, questo tipo di materiali diventa sempre più difficile da far passare, se non su soggetti che lo stanno cercando. Ok? Cioè questo è un tipo di comunicazione. D'altronde, loro fanno questa, commettono questa ingenuità di ragionare secondo un modello broadcast, però poi la ricerca le aiuta, perché nel capitolo 4, scusatemi, non si legge mai, è una cosa odiosa, però invece va letto l'inizio del capitolo 4, sono poche righe, perché oltre a utilizzare concetti bizzarri tipo propaganda, no? Tipicamente broadcast, come si faccia a fare propaganda su web, è assolutamente impensabile, no? Però ancora i termini sono quelli, c'è addirittura il termine comunità virtuale, pensate, comunità virtuale, che cosa ci sia di virtuale nelle relazioni online? Niente, assolutamente, questo si è capito, sono 20 anni che non si usa più il termine comunità virtuale, perché non c'è nessuna virtualità in quel tipo di relazione, sono relazioni sociali come tutte le altre. Però nonostante questo tipo di difficoltà, colleghe dicono, descrivono così, in particolare indagheremo, molto chiaro, l'uso dei siti web da parte delle organizzazioni di estrema destra per la diffusione di propaganda e informazioni verso simpatizzanti, outsider e attivisti. Okay? Tenete a mente un attimo che poi commento su questo. Allora, loro dicono i siti web per simpatizzanti e attivisti. Certo, per simpatizzanti, attivisti e comunicazione con il pubblico, questo gli scappa perché sono un po' broadcast. Promozione dell'ideologia e della missione del gruppo, creazione di comunità virtuali di dibattito, comunità, sempre tutto ristretto, sempre tutto organizzato intorno a delle identità già predefinite, creazione di comunità virtuali, l'ho detto, e infine per l'attivazione dei membri della mobilitazione politica. Cioè poi, se vanno a tipologizzare il tipo di fruizione, è chiaro che fanno riferimento soprattutto a membri che di quella comunità sono già parte. Cioè quello che io sto cercando di argomentare qui è che questo tipo di fenomeni è certamente da monitorare, da studiare, da tenere sotto controllo e da ostacolare. Anche lì bisognerebbe capire come ostacolare, perché poi c'è un passo successivo il come farlo. Cioè bisogna certamente costruire degli anticorpi, ma attenzione però, perché il grosso di questa comunicazione viene rivolto un po' per la struttura del mezzo rete, un po' perché necessariamente si tratta di comunicazione orientata a comunità su gruppi autoreferenziali, su gruppi fortemente autoreferenziali, cioè di soggetti che in genere sono già d'accordo su ciò che diranno, di soggetti che sono portati a darsi ragione sulla base di una ideologia che già condivide. Allora, sulla base di queste argomentazioni io dico, occupiamoci di monitorare il fenomeno, però attenzione, insomma, perché abbiamo possibilità di farlo con ottimistiche possibilità di successo. Grazie. Visto che il microfono è già qui, mi senti, Antonella? Non mi senti? La nostra video operatrice mi ha insultato perché nell'ultima occasione non si sentiva che il diavolo avessi detto. E non che fosse poi una catastrofe, ma ho paura di lei. Allora, intanto premetto una cosa.
Io non so di che cosa si parla, perché è vero che sono nel Policy and Media Committee della rete contro il razzismo, ma non mi occupo affatto di media e di comunicazione, per cui ho ascoltato affascinato le cose che ha detto adesso Cepernic, ma ci capisco molto poco. Domanda: che diavolo ci stai a fare qui e perché tocchi ti ha chiesto di intervenire? Alla seconda non so rispondere, alla prima provo a rispondere. Quando sono arrivato qui ho trovato Antonella, ci siamo scambiati emozioni determinate da questo luogo, e io le dicevo che io ho frequentato questa università e questo palazzo dal giorno della sua apertura, cioè negli anni tra il 67 e il 71, qualche anno fa. La comunicazione a quei tempi, probabilmente qui molti non sanno cosa fosse un Dazebao, era un manifesto molto pieno di cose, una roba densa che derivava da una interpretazione locale di costumi della Cina maoista. E voglio dire, c'è un salto, no, fra quel tipo di comunicazione. Lo dico perché in realtà in parte il salto non è grande come sembra, perché anche allora ci ponevamo il problema dell'uso, non nello spazio, lo chiamo web anch'io, così, nello spazio del web, ma nello spazio fisico di questo palazzo, di questo corridoio, dell'atrio sotto, perché noi naturalmente tutto era partito dal nostro rifiuto del cosiddetto autoritarismo accademico, che poi in sostanza voleva dire: santo cielo, ci prendiamo il diritto di parlare e parliamo. Problema. E i fascisti? A parte che poi ci picchiavamo nei corridoi, per cui non è che si stesse molto ad attaccare manifesti, però il problema di hanno diritto di parlare, hanno diritto di esprimersi, lo spazio che noi abbiamo aperto. Infatti noi abbiamo aperto nelle università, eccetera, perché voi non lo sapete, ma fino a pochi mesi prima attaccare un volantino su una parete poteva significare essere buttati fuori dall'università. Allora questo spazio che avevamo aperto, e poi caro, lo usavano quegli altri. Non sto a spiegarvi cosa è successo dopo, perché anche perché è complicato da raccontare, avrebbe dovuto esserci, poi non poteva, in questa discussione, se sbaglio correggimi, il professor Ortoleva. Anche questo è un consiglio di lettura. Peppino Ortoleva qualche anno fa, credo 20 anni fa, ha pubblicato un libro che si intitola I movimenti del 68 e dintorni. Ecco, lì tutta la questione della presa di parola, della comunicazione, in quei termini c'è. Ed è utile per capire che cos'è il problema, quali ne siano i termini e come siamo arrivati fin qui, perché Ortoleva l'ha scritto 20 anni più tardi, quindi sapendo già una serie di cose che allora non sapevamo. Con l'utilizzo, diciamo, di destra del web, della rete, di quello che volete, io l'ho scoperto, credo fosse il 2004, l'ho scoperto personalmente, nel senso che era uscito un libro di Oriana Fallaci, il libro anti-islamico violento, il Christian Science Monitor mi aveva chiesto un commento, io ce l'ho dato, loro l'hanno pubblicato. Il giorno dopo nei commenti su CSM c'era, mi aveva molto divertito sul momento, un commento di un razzista dell'Ohio, non un razzista dell'Illinois, un razzista dell'Ohio, che mi spiegava che io della situazione italiana non sapevo nulla, e io mi ero fatto una risata,
Peccato che una settimana più tardi, nel sito ormai celebre di Stormfront, il mio nome comparisse in una delle liste dei cattivi da cancellare dalla faccia della Terra che ogni tanto Stormfront pubblica, normalmente senza alcun effetto pratico, se il problema è quello che si diceva, che qual è poi il risultato. In quel caso e in tutti i casi successivi non è in realtà successo nulla, erano più pericolosi quelli che a San Babila, a Milano, ti dicevano ciao compagno e tu rispondevi ehi ciao e prendevi un fracco di legnate. Era un meccanismo molto più efficace che le liste sul web. Dopodiché ho detto boh, forse bisogna farci attenzione, e ho passato qualche tempo, ed è la ragione per cui sono finito nel Policy Media Committee invece che finire nel Policy Committee e basta. Per un certo tempo ho lavorato con il Simon Wiesenthal di Parigi, che è un'organizzazione diciamo ebraica e di lotta contro l'antisemitismo, che ha monitorato per anni i siti dal loro punto di vista, cioè siti che diffondono messaggi antisemiti. In realtà già nel 2007-2008 ne avevano censiti un migliaio in Europa, poi forse sono diminuiti, sono cambiati naturalmente, e così. Però di nuovo il problema è adesso che li abbiamo, salvo alcuni casi, cioè è chiaro che ci sono messaggi su cui uno interviene chiedendo l'intervento delle autorità eccetera eccetera eccetera, se sai chi l'ha scritto chiedendo anche una sanzione alla persona, ma in generale una volta che so che esistono tutti questi siti, che conosco i loro indirizzi, che so che cosa hanno scritto, cosa me ne faccio? Cioè, perché poi per me, che appunto non sono uno che studia né media, sarei uno scienziato politico, ma non faccio il mestiere del ricercatore, faccio invece l'attivista. La domanda dal mio punto di vista è: a che mi serve? Ora, qui ci sono risposte varie, un buon lavoro di ricerca, intanto c'è una risposta standard, che è standard ma è anche giusta: serve ad accrescere la conoscenza. E questo lo metto in premessa perché non vorrei dare l'impressione che io stia dicendo le ricerche non servono. Non è vero, le ricerche comunque servono. Però poi c'è un altro problema, che è quello del cosiddetto nesso fra ricerca e politiche. Cioè tutto questo si può tradurre e come in un'azione politica che contrasti ciò che vogliamo contrastare? Qui ho qualche difficoltà in questo campo, perché mentre sapere i dati di una situazione reale, concreta, individuata, fisica, in cui io posso andare a fare degli interventi, mettere sul terreno degli interventi, è una cosa difficile, perché chi deve prendere le decisioni sulle politiche non sta a sentire i ricercatori, sappiatelo se qualcuno di voi vuole darsi la ricerca in scienze politiche o sociali, sappiate fin da adesso che pochi vi daranno, farete delle bellissime ricerche che tutti leggeremo, che tutti commenteremo, che i decisori diranno oh che bello, che magari vi finanzieranno anche, perché le finanziano le ricerche, fa parte degli esperimenti che finanziano. Ma una volta completata non pensiate che se ne tenga conto nel prendere le decisioni si prendono su tutt'altro terreno che non è quello della conoscenza. Però noi siamo naif e diciamo accrescere la conoscenza e comunque. Però se io faccio l'attivista di web nero, cosa me ne faccio? Che è la domanda, non lo so ancora, non sto dicendo che non me ne faccio nulla, ma serve un passaggio ulteriore. Cioè serve una discussione e una pratica che ci renda possibile fare di una ricerca uno strumento politico. Lo dico dal punto di vista dell'attivista, non dal punto di vista del ricercatore che non sono. L'esperienza mi dice che può servire in qualche caso, ma tutto dipende da il Soramanico, l'ho già detto da qualche altra parte, sempre mi ci viene, credo,
d'origine magari lontana, certo. A Trieste si dice Gewollen sora manico, cioè non è il manico che conta, è quello che c'è sopra, cioè non è mai lo strumento a essere importante, è il modo in cui lo si usa. Vale per me, ed è un problema nostro, meno male perché fra un po' non so cosa dire, è un problema nostro di organizzazioni militanti, ma vale per i ricercatori, i futuri ricercatori, le persone che si affacciano, come mi auguro una parte di voi, all'attività politica diretta, il discorso che questo è uno strumento, non è nulla di più e nulla di meno. Poi conta molto chi lo prende in mano e come lo usa. E allora io lascio poi che parli lui, ma, e spero che poi si discuta di questo, però il punto fondamentale diventa allora come possiamo impossessarcene e farne un utilizzo efficace. Dico ancora una cosa che riprendo da Cepernice, che secondo me è importante, cioè la distinzione tra l'offerta e, diciamo, la domanda, la richiesta, la ricerca, perché poi è legato alla domanda a che serve tutto questo o a che servono i siti, in questo caso parliamo di siti di destra, ma a che servono i nostri siti, cioè quelli della sinistra, perché il problema è che, non, diciamo, mettiamola così, per farla breve la dico in un altro modo, occorre evitare di confondere la trasmissione di fatto unidirezionale, anche se fatta sul web, la mobilitazione che può anche esserci, ma di individui rispetto a un tema specifico, distinguere tutto questo dalla partecipazione alla vita politica e sociale, che è un'altra cosa, che può avvenire anche in rete, per carità, io sono d'accordo, sono relazioni sociali come tutte le altre, ma che è una cosa diversa, perché innanzitutto non può e non deve rivolgersi all'interno di una comunità, che è un errore che facciamo anche noi. Noi tendiamo a parlare, non è che il nostro sito dell'European DNR, la rete europea, è fatto per persone che sono tendenzialmente già contrarie al razzismo, ah, perché è così. Poi ogni tanto qualcuno googlerà anche qualche fascista, ma per vedere chi cavolo sono questi, e un po' come loro sono andati a cercarsi tutti questi siti. Però questo non crea né partecipazione né mobilitazione nel senso dell'azione politica, ah. Magari lanceremo una campagna, ma è un po' come usare change.org, insomma, sì, si lancia una campagna su un tema singolo e magari c'è un minimo di partecipazione. Allora non confondiamo queste cose, che sono invece diverse. Finisco sul rischio. Naturalmente a mia volta ho tagliato in modo grezzo e rozzo, ma poi magari se volete ne riparliamo, se non volete non importa. L'ultima cosa è qual è il pericolo che preoccupa noi. Non è tanto che questi siti diffondano bla bla bla, facciano propaganda, insomma, queste cose qui, e che l'insieme del web e del web 2.0, delle piattaforme, cioè io tra l'altro non ho un account Twitter e non ho un account Facebook, quindi vi confermo che non so di che cosa diavolo vi stia parlando, però il nostro problema è fino a che punto la circolazione e la ripetizione, l'iterazione, perché poi le cose vengono riprese, riprodotte, eccetera, 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 mettiamola così, delle bufale, trasforma le bufale in senso comune. Il nostro problema non è che il messaggio possa mobilitare masse di razzisti, fascisti, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è questo. Il nostro
La nostra paura è che quel messaggio diventi di senso comune. Per fare un esempio, il messaggio che si potrebbe partire dai protocolli dei sali di Sion, che dimostra a sua volta che bastava Gutenberg per ottenere questi risultati, però il messaggio degli zingari che rubano i bambini è una di quelle cose che non ha nessun riscontro oggettivo. Sappiamo, i ricercatori ci dicono, per esempio, che in Italia, da che esiste il Regno, non la Repubblica, ci sono state centinaia di denunce di questo tipo e nessuna condanna, mai. Per cui o i giudici sono tutti amici degli zingari, oppure non c'è mai stata una prova seria che potesse portare a una condanna, eppure è diventata senso comune. La gente si stupisce se gli dici guarda che non è vero, e non è vero, lo dicono tutti, e è questo quello che può preoccupare noi, non il fatto che si faccia propaganda a un messaggio razzista, no, è la trasformazione di quel messaggio in un pensiero di senso comune. Su questo, secondo noi, chi invece si occupa di media, di comunicazione, eccetera, 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 allora sì, un approfondimento, un dibattito, una ricerca su questo aspetto a noi sarebbe di grandissima utilità, perché probabilmente ci darebbe gli strumenti per impedire che diventi senso comune o per far diventare senso comune qualcosa di un po' più serio. Grazie. Allora, io faccio il filosofo, non sono un sociologo, non sono uno scienziato della politica, forse sono anche un attivista, però oggi non parlo di questo. Però del fatto sono un filosofo e la lettura di questo libro mi ha lasciato perplesso per una serie di motivi che certo mi ha già detto, cioè la teoria dei media è carente. Però la cosa che mi ha più sorpreso, oltre le cose estremamente condivisibili sulla mancanza, come dire, di conoscenza dello strumento e delle sue conseguenze e del suo impatto sociale in senso largo, che non è solo un impatto sociale sulla fruizione, ma anche sulla produzione di contenuti, eccetera, eccetera, e questa visione che potremmo definire telegrafista della comunicazione, in senso ampio, cioè una idea di comunicazione nel passaggio di informazioni, non importa poi se dall'alto verso il basso o paritario, è una convinzione profonda, implicita, che McLuhan avesse ragione, cioè che il medium è il messaggio e che quindi questa cosa in qualche modo modifichi molto le relazioni e produca effetti. Allora io credo che McLuhan avesse solo parzialmente ragione, credo sostanzialmente che la visione telegrafista è una malattia sociologica degli studi sulla comunicazione, mentre una specie di antidoto semiotico filosofico, che è un antidoto più antico alla comunicazione, che, ovvero quello di occuparsi dei discorsi, cioè dei contenuti che si muovono nella comunicazione in senso molto ampio, e quindi anche nella comunicazione web. Perché dico contenuti, cioè discorsi? Perché è in parte il libro è utile perché dà appunto quelle cose di cui avete già detto. A un certo punto ho un capitolo, mi pare il quarto o il terzo, adesso lo dico precisamente, che il quarto, la costruzione dell'identità, tendenzialmente, attraversa in modo tangente la costruzione dell'identità, così come avviene nel web. E così come la mobilitazione via web, i discorsi dell'odio, eccetera, produce costruzione di identità. E da qui inizio un intervento, nel senso che anche le due volte, cioè, a un certo punto usano questo termine, che è il tema del discorso, e lo usano più o meno con le stesse problematiche del termine web.
cioè in modo abbastanza ingenuo e abbastanza, come dire, dilatato. Allora, io che sono un figlio di una scuola filosofica che ha sempre pensato che si potessero dilatare molto i concetti, in modo da farli diventare più inclusivi possibile, non mi preoccupo di questo. Mi preoccupo quasi della mancanza di centratura della ricerca scientifica e quindi della mancanza di previsione degli effetti di questa come strumento, detto in soldoni. Secondo me c'è troppo McLuhan e c'è troppo poco Gramsci, c'è troppo poco Althusser, per usare due nomi di filosofi e filosofi molto particolari del Novecento. Potrei dire c'è molto poco Barthes, c'è molto poco Heidegger, c'è molto poco universo filosofico che spiega come si costruisce ad esempio l'identità esistenziale, individuale e collettiva degli esseri umani e come questo ha un impatto prevalentemente politico. Mi spiego. Quello che avviene nel web è più o meno una versione esplosiva e quindi dai difficili contorni di quello che è successo ad esempio con i protocolli di Sally di Sion, con però degli effetti abbastanza, come dire, bizzarri di composizione e riscomposizione, ricomposizione, ibridazione di discorsi precedenti. Faccio un esempio, Breivik e la Norvegia. Quello che è successo in Norvegia, che ha portato poi alla strage avvenuta nel campo, nella scuola, nell'università estiva dei giovani socialisti norvegesi, è un esempio emblematico di quello che avviene sui discorsi di estrema destra e non solo di estrema destra nel web. Cioè quello che ha costruito Breivik è una mitologia, nel senso semiotico e nel senso filosofico, molto chiara, netta, articolata e precisa, con effetti di verità nel mondo esterno. Cioè, è l'invenzione di una tradizione, l'invenzione di un armamentario culturale e politico per difendere quella tradizione, per inserirsi in una traiettoria e avere degli effetti politici e collettivi. Cioè, nella lunga memoria trovata a casa di Breivik dopo il suo arresto, si parte da tutti gli elementi del comporto appunto giudaico-massonico, cioè i massoni cattivi insieme agli ebrei cattivi che sostanzialmente distruggono la civiltà occidentale cattolica, bianca, eccetera, ariana, che vede le sue origini nella mitologia nordica dell'arianesimo, quella roba lì va contrastata come con la costruzione di un movimento ampio e politico che abbia però bisogno di eroi. Il primo eroe sono io. E vi è una costruzione identitaria fortissima, vi è una costruzione articolata che funziona con l'idea del bricolage, del patchwork, e che produce però un effetto, una immagine di umanità a cui lui per primo si è adeguato e che poi viene rimessa nella sfera pubblica dopo il suo arresto. Quello che succede prima del suo arresto, prima della strage però è interessante, e accade tutto sul web. Mi spiego, cioè quello che accade in questo momento con la logica del web, della ricerca e non della comunicazione quasi face to face tra pari, non della comunicazione broadcasting, in questo sono completamente d'accordo, però quello che succede è che soggetti alla ricerca della costruzione di identità affrontano non una prateria ma un luogo in cui sostanzialmente vi sono delle nicchie ecologiche in cui i discorsi ricostruiscono identità e lo fanno in due modi, uno nel senso puro, i siti di estrema destra che le due ricercatrici in qualche modo citano, in cui si mette dal discorso di genome Ebola insieme al discorso dei protocolli fino alla questione degli zingari, dell'immigrazione, tutta articolata e shakerata con un po' di esoterismo d'accatto, oppure ci sono le nicchie ecologiche un pochettino più razionalmente collocate nel mondo e di conservatorismo più democratico, penso a conservatori di varia natura europei o statunitensi, tutto questo con una miscela forte di conflitto di civiltà, eccetera, eccetera. Tutto questo in modo molto leggero e superficiale. E questa è la nicchia ecologica pura. Poi c'è un'altra roba che avviene, ed è la nicchia ecologica di ibridazione.
cioè quei contenuti che hanno sempre sul web un visto che di discorsi di odio stiamo parlando, io non ho inteso l'iniziativa come un discorso soltanto su i buoni e i cattivi, i buoni sono quelli democratici di sinistra, i cattivi quelli destri, più o meno rasati e tatuati, eccetera, ma sì, sui discorsi di odio si parla, come dire, l'equivalente della nicchia ecologica pura è il discorso di odio che viene definitivamente chiamato nella scienza storica antropologica il socialismo degli imbecilli, cioè quello che trova le stesse radici nel protocollo di Savi di Sion, per essere chiari, cioè, per cui lì lo slittamento semantico e lo slittamento mitologico è da antisemitismo a antisionismo e a cascata tutta una serie di altre robe. La nicchia ecologica pura ha molte sfaccettature. La nicchia ecologica, come dire, di ibridazione che avviene in rete, vede passare i contenuti da quel mondo culturalmente disegnato a mondi contigui o a mondi molto lontani. Mi preciso. Cosa succede in tutto quel movimento che oggi confluisce nel mondo grillino? Perché se noi affrontiamo il web soltanto dal punto di vista informazionale e telegrafistico, otteniamo questi risultati di analisi e l'idea che nel web circolano i discorsi di odio come se i discorsi di odio fossero informazioni, quindi li posso perimetrare, annullare, mettere da parte. Se invece io affronto la produzione discorsiva come quello che è, cioè la produzione di un simbolico, e so che il simbolico ha sempre effetti pratici, individuali e collettivi, io mi devo chiedere cosa avviene nella ricomposizione di un senso comune, per quello dico più Gramsci e meno McLuhan, di un senso comune generalizzato che di quel simbolico si nutre. Lo stesso simbolico che ha a che fare con i rapporti di genere, i rapporti tra comunità etniche, razziali, eccetera, eccetera. Allora, quello che succede nella costruzione dei movimenti populisti europei di questo periodo, di cui Grillo in Italia è un esempio, e di cui la giovane Le Pen è un esempio francese, ma di cui possiamo andare a individuare Brevnik come un esempio estremo in nord, estremo sia per i gesti che per i contenuti del nord d'Europa. Possiamo ritornare all'idea della milizia cattolica o transista nel mondo iberico, possiamo andare al recupero delle questioni identitarie, eccetera, nel mondo ungherese e via dicendo, ma possiamo anche affrontare il mondo russo e via dicendo, con tutto quella caratteristica di movimento populista che produce tre effetti che corroborano la tesi che vi sto cercando di illustrare, che vi definisco alla fine di questa chiacchiera. Uno, l'ibridazione di contenuti che passano nel web e che non passerebbero sostanzialmente nello stesso modo attraverso sistemi di comunicazione tradizionale come quelli dell'editoria post-Gutenberg. Nel senso che l'ibridazione avviene ad esempio sui discorsi delle scie, faccio vedere, le scie chimiche, le questioni legate al comporto pubblico giudaico-massonico del governo dell'Europa, le banche, tutto quel sistema che è trasversale alla costruzione identitaria di un certo tipo di sinistra e di un certo tipo di destra, in rete ha una veicolazione contenutistica molto meno controllata di quello che si immagina, e su questo non sono molto d'accordo con te. Nel senso che io posso pure cercare, se cerco su internet le cose fasciste di estrema destra, io sto giocando una logica netcast, e per cui vado e provo e c'è controllo, vado su Facebook, il discorso che hai fatto su Facebook e su tutte le altre piattaforme social mi convince molto. Ma sì, ad esempio cerco le questioni legate all'euro e cerco le questioni legate ai conflitti economici dell'FMI, tutti i temi che una volta erano scritti a una sinistra neoliberista molto connotata e molto forte, e lo sto cercando in modo ingenuo perché non ho una collocazione identitaria precisa. Ad esempio sono un quindicenne, un sedicenne che entra nella sfera del politico attraverso movimenti. Io non è che non costruisco una mia identità recuperando elementi complessi e riarticolandoli su quell'idea del bricolage. E quello che corrobora questa tesi è il fatto che, ad esempio, i movimenti populisti europei, tipo il movimento grillino, ha in sé una forte trasversale
forti trasversali contenuti simbolici ascrivibili a quelle nicchie più pure. Ci levo le svastiche, ci levo la mitologia, però molto dei discorsi a cui abbiamo assistito negli ultimi 6-7 mesi in Parlamento, dalla questione del conflitto generazionale, pensioni del vecchio o no, a molti altri elementi, hanno come dire una costruzione abbastanza composita. E questo è tutto per l'impatto sul simbolico di cui ha a che fare il mondo che può essere ricomposto. Allora, se questo è, quindi questo è più o meno, penso di avere 2 minuti ancora, questo è più o meno la critica che io faccio a questo libro, che è un libro utile, eccetera, ma che mette in luce molto dell'atteggiamento per cui molti studiosi, non soltanto di media, ma anche di, come dire, di movimenti sociali, non prendono in conto un effetto feroce che sta avvenendo negli ultimi 10-15 anni, ed è la costruzione simbolica di contrapposizioni politiche che hanno sull'odio e sul rancore il loro aggancio, e che articolano l'odio e il rancore con un patchwork e un bricolage di contenuti informazionali molto differenti, che non sono neanche poi tanto interessanti, nel senso che se a noi interessano gli effetti dei discorsi d'odio, a noi non interessa tanto la motivazione mitologica quanto il meccanismo con cui questi discorsi d'odio si diffondono. E quindi, dal punto di vista scientifico, secondo me c'è tutta una mancanza, non soltanto in questo libro, ma in molte, nella ricerca sui temi in generale, di un approfondimento sulla costruzione del simbolico e sulle mitologie del quotidiano rispetto a questa cosa. Su questo libro in particolare, gli effetti che se ne potrebbero avere dal punto di vista delle pratiche, idem. Finché non comprenderemo che il discorso di odio è un discorso potente in una società precaria e instabile come il nostro, come la nostra, perché il discorso di odio produce comunque un'identità oppositiva, che sia l'identità di opposizione al neoliberismo dell'FMI, o sia l'identità di opposizione al complotto pluto giudaico massonico, o al mondo della religione altra, penso all'antislamismo, ma penso a molte altre robe, che sia il discorso di odio articolato dalla Lega sull'immigrazione, che sia il discorso di odio tra generi, di un certo tipo di rancore uxoricida che sostanzialmente si sta diffondendo nella nostra società. Finché noi non capiamo che i discorsi di odio costruiscono una radice potente, tipo positivo, che costruisce identità in società polverizzate, noi non capiamo che sostanzialmente il problema non è dove vengono articolate, ma come si costruiscono narrative positive che si oppongono a questi discorsi, e come si costruiscono capacità di letture. E qui finisco. È interessante, mentre venivo qui stavo guardando sul mio mobile delle robe, mi serviva una definizione, stavo cercando una definizione, non ricordavo, e ho visto quella legata al sito della Treccani. Mentre non riuscivo a caricare il sito della Treccani, intanto mi arriva una notifica su Facebook, apro la notifica di Facebook, ed era un collega, di cui non farò il nome, che glorificava il fatto che la Treccani, giochi del destino, la Treccani intanto troppo sarebbe sparita. Io ho pensato, giusto, non riesco anche a trovare le definizioni, è già sparita, no, che la Treccani sarebbe sparita perché adesso c'è Wikipedia, è tutta gratis. Collega universitario che diciamo, quasi un ordinario di questa università, che si occupa di robe importanti. Allora, quello che perché vi racconto questo? Perché quello che succede nel web, ed è la cosa più devastante, ma è la cosa più che più spiega che come può produrre mitologie di senso comune, è la crisi del principio di autorità, di autorialità e di verifica. Cioè, che io vada sulla Treccani, o che io prenda naturalmente la Treccani, la sfogli, che prenda una qualsiasi enciclopedia Garzanti di arte, di filosofia, o che io prenda qualsiasi altro libro pubblicato dalla Oxford University Press piuttosto che dal Mulino, garantisce che io ho un criterio di verificabilità. Ad esempio, le due autrici di questo testo sono due ricercatrici universitarie, una casa editrice molto prestigiosa,
il lavoro che è stato fatto è molto importante, che io mi fidi di Wikipedia, ebbene mi dà una verificabilità delle fonti e anche un criterio di autorialità e di autorità dell'autore molto diverso, che io, non nella mente di un ormai non tanto giovane ricercatore come me, che ha conosciuto anche l'era pre-computer, cioè che comunque quando era adolescente ha approcciato per la prima volta il mezzo, non esistono le cose che io ho scritto ancora di era pre-computer, insomma, quindi non, e non ho tanti anni in più di lui, insomma, qualcuno. Ho detto questo, che ad esempio i nostri studenti o i nostri giovani collaboratori vedano sfumare la differenza tra Wikipedia e Treccani, e che i miei colleghi, neanche più tanto giovani, forse qualche anno più di me, cedano a questa distinzione, la dice lunga sul portato possibile di verità che gli argomenti e i discorsi e le narrazioni razzistiche, nazistiche, pseudo-totalitarie, nere, di odio, eccetera, che girano nel web, possono avere come presa su fruitore. Cioè, questo è il vero problema, e non riguarda, non riguarda il modo in cui vengono veicolate le informazioni, ma i discorsi che vengono veicolati e la natura di credibilità e di modellizzazione dei gruppi sociali e degli individui che vengono, quindi, mobilitati. Grazie. Grazie a tutti i relatori. Direi che c'è un certo disaccordo, ma prima di magari far tornare la parola a loro, mi piacerebbe sapere se ci sono interventi dal pubblico per aggiungere qualche altra fonte di non so, un po' di pepe, un po' di litigio, qualche altro argomento. No, io la penso ancora in modo diverso rispetto a tutti e tre. O siete d'accordo? Lei laggiù. Cioè, lei laggiù. È stato vecchia scuola tradizionale. Se non ci sono interventi, ripasserei brevemente allora la parola per un secondo giro ai relatori, se ne hanno voglia, mettendo un limite di tempo molto molto stretto, così possiamo continuare ancora qualche minuto. Sicuri? Non c'è nessuna domanda? Allora, facciamo allora un giro di tavolo, ma insomma sì, ci sono motivi di disaccordo, ce ne sono altri invece di accordo. Ma andiamo al mettiamo un po' di appunto il pepe, ce lo mettiamo, andiamo sull'unico punto in cui mi pare ci siano opinioni diverse. Ma insomma, la questione era un po' quella che nell'ultimo intervento emergeva, era la questione del come arrivo, come mi presento io come soggetto nella interazione con i soggetti che sono all'interno di queste nicchie ecologiche. Ora, il problema è un po' quello, e si tratta di ipotizzare dove la nicchia ecologica può tranquillamente, cioè nel nostro caso un'azione comunicativa base, insomma, quindi anche come io entro in relazione con un gruppo di attivisti neonazi che ha, ecco, che io abbia 15 anni, come si diceva prima, che ne abbia 40, io non ci arrivo senza un background culturale pregresso. No, ecco, allora, però questo è importante, perché dal modo in cui presentavi un giusto argomento sembrava che appunto il problema sia sempre quello di indicare, di trovare il modo di trovare una categoria sociale debole. No, perché questo tipo di incidenti, cioè incrociare il discorso pubblico sbagliato, no? Poi sì, alla fine uno è costretto ad ammettere, dire certo ci arrivi col tuo background culturale, con la tua identità già formata, eccetera. Certo che è difficile utilizzare il concetto di influenza più di tanto in quel contesto, però c'è sempre uno debole che alla fine ci casca. E questo mette nelle condizioni, questo in genere è l'argomento, per cui bisogna proteggere i soggetti più deboli perché potrebbero cadere all'interno di un discorso sbagliato che li convince di cose sbagliate, eccetera. Attenzione, perché se passa questo principio, ammesso che volesse essere questa, se fosse passato questo principio, allora bisogna capire che a un certo punto le nostre interazioni diventano indipendenti dalla nostra volontà. E questo però è un forte problema, un problema grosso, perché significa che all'interno delle nostre relazioni di tipo comunicativo ci arriviamo senza mettere in gioco la nostra volontà.
E questo non vale soltanto per le relazioni sul web, non vale, vale anche per le relazioni col televisore, con la televisione. Si diceva prima lui quante ideologie sono state costruite. Il problema, no, anzi, l'idea era: il problema è che magari nel web diventa senso comune ciò che già si è. Attenzione, il maggiore veicolo di senso comune sbagliato da questo punto di vista è la televisione. È il veicolo più forte che ci sia, è quello da temere più di tutti, sicuro più dei giornali, perché non li legge nessuno, non servono a niente. Il web ti pone costantemente la questione della responsabilità individuale di ciò che stai cercando. Forse il veicolo più preoccupante ancora da questo punto di vista, oh, non diamo la televisione per uno strumento cadaverico, la televisione è nelle case del 98% degli italiani. Quando ci sono statistiche che dicono con me che cerchi informazione, dove la cerchi, come ti confronti, eccetera, questo passa attraverso la televisione per la maggior parte dei casi. Quindi quello che io volevo da questo punto di vista sottolineare, noi in qualsiasi processo comunicativo, che noi si sia quindicenni, che noi si abbia un'età più avanzata, ci entriamo con un background culturale che ci pone davanti a quel testo come un orientamento che ci viene dai valori di riferimento, che ci viene dal tipo di preparazione che abbiamo, dalle idee che già abbiamo elaborato. È chiaro che io entro all'interno di queste nicchie ecologiche, ci entro essendo, avendo già preso una posizione. E lì la mia responsabilità di entrare in relazione con quei contenuti, con quei discorsi, con quella mitologia e con quelle, immagini, beh, dipende spesso da me. No? Altrimenti se lo diamo come un processo che si consuma automaticamente, su che mette in pericolo persone non in grado di controllare le proprie relazioni, e beh, andiamo dal mio punto di vista in un errore. Sui discorsi, dico un'ultima cosa, poi passo la palla così dibattiamo. Dico un'altra cosa, allora, se noi dovessimo, molto interessante tutto l'argomento, però allora, cioè, è la cosa che meno si attaglia ad un'analisi di questo tipo. Cioè non avrebbero dovuto utilizzare per niente la tua analisi e il tuo impianto, per la semplice ragione che non è qui che si costruisce in modo più efficace nella società, in gruppi così fortemente ideologizzati. Sai dove funziona bene? Sul calcio, sulle subculture calcistiche. Ecco che lì quel tipo di analisi del discorso, cioè dove chiaramente, come dire, le identità sono più deboli, perché non è che tutte le identità siano qua, chi mette in campo una ideologia di questo tipo ha appartenenze forti, il calcio e la pantanese sono forti fino a che non cambi paradigma, insomma, no? Allora, io dico questo, no? Interagiamo su questo, può essere interessante. L'analisi dei discorsi sarebbe anche interessante ed è anche una cosa utile, soltanto che si perde di vista il fatto che questi sono discorsi autoreferenziali, fatti da persone che dicono una cosa che gli altri vogliono ascoltare. Altrimenti non ne capisco la portata. Io lascerò che dibattano gli accademici. Perché? No, non è. Sì, è anche un modo per cavarsela. In realtà sono d'accordo con alcune cose dette da entrambi. Per esempio, il costruire. Io mi occupo di discriminazioni etniche, anche delle altre, ma il mio focus sono le discriminazioni etniche e quindi anche quelle nei confronti degli immigrati. La priorità 1 del programma strategico di questi tre anni, perché noi forse siamo veterocomunisti, abbiamo programmi triennali, ma in realtà no, è che ci obbliga la Commissione Europea. La priorità comunisti, come dice l'opposizione. La priorità numero 1 si chiama costruire una narrazione positiva dell'immigrazione. Che da questo punto di vista, certo che è questione, già non lo ripeto, il discorso sulle narrative, sul simbolico, eccetera, è ben presente nella costruzione della proposta, chiamiamola così, politica, sia nostra che loro, cioè, è un dato, insomma, di cui credo almeno in parte sia chi diffonde odio sia chi come noi diffonde amore e solidarietà è abbastanza consapevole. L'amore vince sempre sull'odio.
No, quello è un altro ancora. Sull'invidia e sull'odio. Sull'invidia e sull'odio. Poi credo che in realtà, mettiamolo in questo modo, credo che in realtà quel che viene fuori e che poi servono, che abbiamo abbandonato il testo che ha quelle caratteristiche che ha, insomma. Poi mi sono chiesto se mi è utile, ma però riconosco che cos'è, e per questo, da quel punto di vista, cioè dell'obiettivo che siamo andate le autrici, del tipo di ricerca che hanno fatto, lo apprezzo. Poi magari non lo apprezzo come mio strumento di azione, ma questo è un altro tipo di discorso. E diciamo, probabilmente questo indica una banalità, cioè che in realtà per affrontare questa questione, cioè l'incitamento all'odio di qualunque tipo, il contrasto, bla bla bla, non possiamo usare strumenti monodisciplinari e neanche monoterreno, se posso dire in questo modo, perché molte delle cose che qui sono state dette, con poche modifiche, io non sono d'accordo che i giornali non servano a niente, con poche modifiche possono essere estese ad altri strumenti e ad altri terreni. Io poi non è che lo dico per tenere, è che io uso un tablet e prendo gli appunti con una penna stilografica, che tendo a tenere insieme cose che apparentemente non dovrebbero stare insieme. Però il punto è che se dobbiamo, tutto dipende dal, se dobbiamo fare uno studio teorico, probabilmente possiamo farlo da punti di vista diversi, in discipline diverse. Se dobbiamo ragionare, o se vogliamo ragionare, su come possiamo agire su questi terreni con l'obiettivo di costruire, se la dico in modo retorico così più chiaro, costruire una società maggiormente inclusiva, allora ci servono strumenti interdisciplinari, non basta quella ricerca, ma non basta probabilmente neanche lo studio, quello che stiamo facendo noi sulle narrative, sulla costruzione delle narrative, perché abbiamo poi bisogno anche di capire, c'è un andirivieni fra le cose. Volevo dire un'altra cosa, me la sono completamente dimenticata, quindi. Però ecco, a me adesso, visto che loro non partecipano, l'unico giovane in circolazione sarebbe... Cioè, no, abbiamo una domanda veramente, ma finiamo un giro e poi passo da te. Forse non mi sono spiegato bene, allora adesso mi spiego un po' meglio. Noi viviamo in un processo comunicativo integrato, in cui funzionano tutti gli strumenti del comunicare che abbiamo sotto mano, con la logica della remediazione. Esempio, continuo a sentire la radio nonostante sia andata la televisione, continuo a usare il web nonostante continuo a guardare la televisione nonostante ci sia il web, le informazioni arrivano da diversi posti, eccetera eccetera eccetera. Quindi il libro è importante perché mi dà un impianto di sociologia dell'organizzazione, più che di sociologia dei media, su ciò che succede in un pezzo piccolo così della comunicazione nera sul web. E quel pezzo piccolo così può avere anche le logiche dell'autoreferenzialità, ma essendo il web un posto che non è una prateria, ma è sicuramente un palazzo di cristallo, da cui sostanzialmente gli approcci e gli arrivi sono differenti, e non parlo dei soggetti deboli da tutelare, dico sostanzialmente che le identità sono mobili e la costruzione di identità politica è molto più simile, come ci hanno insegnato tutti, tutta la letteratura sui cultural studies da 35 anni a questa parte, alla costruzione dell'identità di un tifoso di calcio piuttosto che ad altro tipo di identità. Quindi il mio problema non è che chi è nazista si fa la solidarietà o la svastica sulla fronte, poi va sul web e ha un'operazione di comunicazione identitaria e autoreferenziale. Il mio problema è che chi costruisce identità politiche larghe, che si, come fruitore o come propositore, che mirano ad avere degli effetti di verità e di pragmaticità sulla realtà, fa un'operazione di bricolage semiotico e di patchwork che ha degli effetti devastanti, però. Perché ad esempio la logica con cui
la Lega ha costruito la sua operazione politica negli ultimi 20 anni e all'inizio, nel fine anni 80-90, senza usare il web, ma poi ha la stessa, però ha lo stesso effetto sul web, cioè ha la stessa dinamica sul web, nel senso che non esisteva la Padania, non esiste la Padania, eppure la Padania è diventata un discorso vincolante con degli effetti di verità e di pragmatica molto importanti, che segue ad esempio tutta l'idea delle logiche menticce di Anselmo, piuttosto che altro. Ma per non usare anche le parolacce come hai fatto tu prima, il problema però è che quando io, e l'esempio più concreto che mi viene in mente adesso, che è quello che ho più sotto gli occhi, è la costruzione di un'identità di un movimento come quello di Grillo, quando io, che abbia o non abbia le mie identità precostituite, mi approccio al web e costruisco un bricolage di narrazione che mi permette di agire, io, anche se non mi definisco di estrema destra, e quindi non sto nella nicchia ecologica pura e dura di quello con la svastica tatuata sulla fronte, io articolo, secondo criteri fantascientifici, ma che sono gli stessi che hanno fatto nascere i protocolli dei Sali di Sion, e quindi articolo una narrazione che mi permette di mettere insieme la battaglia per la difesa dell'acqua come bene comune, il complotto pluto-giudaico-massonico, le scie chimiche e via dicendo, costruendo anche identità che vanno ben oltre l'idea di destra e sinistra, ma che hanno un solo elemento comune, che è l'ancorarsi al discorso di odio e di rancore. E faccio un altro esempio, speculare, ma che anticipa di una quindicina d'anni. La stessa dinamica web inizialmente, cioè di fase iniziale del web che viene utilizzata, che ha fatto costruire l'identità politica di tutto il movimento che porta Bush Junior al governo e che poi si butta in tutti i parti. Come esempio alcune ricerche sociologiche, penso a quelle di Serge Alini in Francia, cioè i discorsi di rancore e d'odio di un sottoproletariato o di un proletariato bianco statunitense si trasformano in una costruzione identitaria di tipo evangelico, razzista, sciovinista, maschilista, eccetera, eccetera, che poi ha come effetto di sostanzialmente la guerra diffusa, la vittoria di Bush, nascita di parti, eccetera. Quella roba lì, che sia sul web o non sia sul web, mantiene, perché in quel caso era inizialmente, anche nella fase iniziale del web, il Tea Party è tutto legato al web, cioè la nascita del Tea Party e la sua diffusione è ancorata a quella roba lì, ha sostanzialmente, cioè delle operazioni di bricolage molto forti e delle operazioni che però secondo me vanno affrontate anche dal punto di vista soprattutto dal punto di vista della narrazione e del simbolico. E quando dico simbolico non è che parlo delle svastiche, parlo di quella roba più profonda che ad esempio la Cavarero ha studiato per tutto il simbolico su maschile e femminile dai tempi di Platone a oggi, o parlo di tutta la critica femminista e tu pensi alla differenza, ad esempio, non guardate così, però dico ancora altre due cose. Mentre, e qui la chiudo, a me la differenza è proprio questa, perché i discorsi che fanno le due ricercatrici funzionano ad esempio per quello che è successo sulle manifestazioni che hanno portato alla vittoria di Zapatero. Cioè io alcuni miei amici hanno materialmente mandato il primo sms che ha convocato la manifestazione dopo la strage delle bombe a Madrid, che ha portato, e e poi quella roba si è propagata via internet, via Facebook, via SMS, e ha portato un effetto di verità dal mondo reale alla comunicazione in rete e via dicendo, cioè è anche il contrario. Quello che voglio dire è che a me sembra, e su questa è la grande critica che faccio a questo libro, è che non si possa prescindere dall'analisi di quello che succede nella web, nella rete, nella comunicazione internet, tutte le categorie che vogliamo usare, senza discutere del simbolico. Cioè non si può, cioè un libro come questo, un buon libro, ma non ci si può permettere su un argomento del genere di mettere la parte identità simbolico in 7-8 righe per ogni capitolo, cioè, perché se no non abbiamo capito di cosa stiamo parlando.
perché sennò è come, non si può discutere di questo tema come si discute di sociologia dell'organizzazione di una multinazionale, non è la stessa roba. Cioè, era questo quello che volevo dire. Abbiamo una domanda dal pubblico, se però puoi venire a farla qua, così ti riprendiamo anche. Finisci direttamente su YouTube. E poi andiamo una prima. Sì. No, più una domanda era una breve riflessione che vorrei conoscere il parere dei professori. Allora, per quanto riguarda il discorso sull'autoreferenzialità, sicuramente ha ragione, condivido il discorso del professor Cepernic. Per quanto riguarda appunto ognuno appunto sul web si tende ad andare a cercarsi, diciamo, le proprie nicchie, i propri argomenti e ciò che è di proprio interesse. Quello che sto dicendo sicuramente non riguarda magari le manifestazioni di odio organizzato, come si può parlare riguardo appunto a movimenti politici e di altro genere. Però avviene anche che su alcuni ambienti del web, come ad esempio un social network specifico usato dai teenagers, Ask.fm, che è un ambiente frequentato appunto da soggetti che comunque non hanno un'identità così formata e che nel quale è avvenuto che circolassero dei messaggi e delle manifestazioni di odio da parte dei frequentatori di questo social network, che si sono risolte ad esempio nel suicidio di un ragazzo che era stato colpito da questo tipo di manifestazioni di odio. E quindi questo mi ricollega al discorso che è vero che comunque l'identità si forma sì al di fuori del web, nella vita di tutti i giorni, però vi sono magari alcune fasce più deboli in cui questa identità non è così formata, che trovandosi appunto in questi ambienti web potrebbero, diciamo, non riuscire a far fronte a risolvere, diciamo, ad essere salvi, ad essere al sicuro. Grazie. Sì, avrei anche una domanda, però se non mi dispiace si ricollega a quello che ha appena detto il collega. Parliamo di hate speech, ma in realtà non c'è soltanto una categoria di hate speech, e l'idea di questo evento era anche un po' metterli insieme, tanto attivisti, per capire anche un po' che cosa stiamo affrontando e come fare. C'è l'hate speech, che è quello di cui parlava il precedente intervento. Soggetti che diventano target di discorsi d'odio maschilisti, omofobi, razzisti attraverso i social network da parte di coetanei, di pari di persone che conoscono molto spesso e che portano a casi tragici, con esiti tragici. Esiste l'hate speech di cui parlano le relatrici, cioè di diffusione scientemente organizzata da parte di movimenti o partiti politici di discorsi d'odio, non direttamente targetizzati su un singolo individuo, non sempre, ma in generale che aprono la porta a possibili altri casi di hate speech. Cosa c'è nel mezzo però? Perché questa è la domanda fondamentale. Il primo e il terzo sono in comunicazione l'uno con l'altro. La massa di messaggi di odio o di hate speech più in generale che possiamo leggere su un giornale perché un giornalista sbaglia, utilizza un linguaggio di fatto offensivo, i messaggi offensivi sulla bacheca della presidentessa della Camera Boldrini, presidenta, non so esattamente come lei voglia essere chiamata, ma ci siamo capiti. Sono dei mondi in relazione, c'è un passaggio che si può individuare dal primo gruppo al terzo, passando per il secondo, c'è l'effetto di spillover per cui leggere una cosa online sdogana un certo modo di parlare, permette ad altri soggetti di utilizzare delle forme, come diceva Roberto, togliendo la svastica ma riprendendone i contenuti. C'è effettivamente questa commistione, esiste un mondo ibrido per cui questi messaggi di odio organizzati diventano pericolosi perché arrivano da B, oppure no? Questi messaggi di odio restano nella nicchia, non si richiama nessuno, scusate, sono a 7, sono stanco. E invece dovremmo occuparci dell'educazione di altri soggetti, ad esempio teenager, perché comunque quello che fanno e quello che si dicono sarebbe esistito a prescindere, e il web è soltanto uno degli strumenti attraverso cui si mobbizzano, si prendono in giro, con effetti un po' diversi rispetto però la scritta sulla lavagna che si cancella. Ecco, credo che questo fosse forse un tema. Mettiamo in giro una volta, giusto per sennò parlo sempre prima. Vuoi tenere l'ultimo parola? No, assolutamente, anzi. Allora,
Io sono abbastanza d'accordo su quello che dicevi prima sui soggetti deboli, categoria che mi piace poco, perché se uno utilizza la parola soggetto debole, poi c'è la censura, ci sono una serie di robe, ci sono... Però a me pare che i temi, soprattutto le ultime cose dette sui discorsi d'odio e sul modo in cui questi sono collegati, pongono a me una domanda come filosofo e come attivista, come attivista, ma soprattutto come filosofo, una domanda teorica, perché una risposta pratica io ce l'ho, e quindi la domanda è: qual è la tolleranza che abbiamo verso l'intollerante? Cioè, poi quella è una domanda filosofica, nella filosofia politica degli ultimi 40-50 anni ha un senso importante. Ma era anche lui all'inizio, infatti. Nel senso che, come dire, il nazista dell'Ohio è quello di cui rido nei Blues Brothers. Ma caso primo che di recente fine sui nostri giornali e TV non fa ridere come il nazista dell'Ohio, cioè pone dei problemi. E pone dei problemi molto concreti che hanno, però che hanno nella vita materiale e nelle relazioni sociali che nascono dalla materialità delle soluzioni. Che io vecchio socialista, eretico, libertario, ma non violento, pongo come con delle soluzioni. Ad esempio, sulla questione Priebke, il problema del buonismo da seppellimento, cioè un morto che si deve seppellire, mi fa pensare che non è proprio così. I cimiteri non sono dei posti neutri, sono dei posti in cui vengono monumentalizzate delle memorie. Nel caso di personaggi pubblici, i cimiteri sono dei posti in cui il corpo seppellito assurge a simbolo anche lì di battaglie perse e vinte, di consapevolezze. Io negli anni ho dato una risposta a qual è il mio atteggiamento politico rispetto all'intollerante, qual è il limite che io metto alla tolleranza verso l'intollerante. Dal punto di vista filosofico ne potremmo parlare lungamente. Io però so una cosa, che il web è un grande mondo, un grande amplificatore, e questa cosa che non sia criterio di produzione testuale, non soltanto, cioè una volta produrre un testo qualsiasi prevedeva un lavoro molto impegnativo da parte dell'autore, da parte di chi lo stampava, da parte della sua diffusione. No, in questo momento finiamo su YouTube, lei ci ha parlato con un videomessaggio, ma poteva interloquire con noi via Skype. Cioè questa accelerazione, che non è solo dovuta al web, è dovuta a tutte le tecnologie della comunicazione, compatta i tempi e amplifica. Allora, se il problema è la tolleranza verso l'intollerante, e se il problema è cosa succede nel momento in cui un'identità politica è informazione, non è informazione solo per il quindicenne, un'identità politica è informazione anche per la casalinga di Voghera, scusate se è una battuta come nazista dell'Ohio, per la casalinga di Voghera, che a un certo punto via internet parte dall'acqua pubblica o da un rancore molto molto circoscritto e trova tutta una narrazione mitologica che porta in grillo il messia salvifico e che dietro porta però tutta una serie di robe incrostate, incrociate, e su questo l'effetto di comunicazione del sistema comunicativo integrato, che è di univoco, e non è soltanto che la mia identità precostituita va sul web e cerca, perché la mia identità mentre vado sul web si costruisce insieme alla ricerca che sto facendo, insieme ai feedback che ho da quella ricerca, anche nel caso di una persona con una personalità e con una formazione politica o culturale, un'identità esistenziale determinata e non fragile. Ad esempio, la diffusione di un... e poi chiudo, però mi sembra che gli esempi rispetto a questa cosa siano importanti. Cioè, un anno fa circa, il complotto brutto giudaico-massonico in Svezia è stato declinato con un'accusa antica, antisemita antica, uscita sul giornale più ampio dello svedese, che è il giornale legato al Partito Socialdemocratico. L'accusa era che l'esercito israeliano a Gaza espiantasse gli organi dei palestinesi e li vendesse agli ospedali israeliani, eccetera. Quella roba lì, falsa, che risuona di
del cibo, del sangue, dei ebrei che mangiano i bambini, cioè tutta quella roba lì è stata sostanzialmente ripresa da tutto il mondo web nero, articolandola dicendo che dicono pure i comunisti, cioè quella roba lì pone un problema che è un problema di non controllo della riarticolazione della logica e della parola, perché cioè, c'è una differenza tra mettere la cassetta a Central Park, salire, dire una cosa, scrivere un giornale che non ritengo la necessità, scrivere i quaderni dal carcere, piuttosto che scrivere anche solo un libro come questo e poter postare una roba come quella su Facebook. Cioè la diffusione su Facebook di quell'articolo è dell'impressionante, e la costruzione del senso comune l'esercito israeliano che poverino che uccide i bambini palestinesi per spiantare gli reni, cioè una roba di un impatto equivalente a tutte le boiate che si sono sentite sul Facebook mentre il Facebook lanciava il suo video messaggio. Il video anche lì, perché poi c'è questo sistema di amplificazione, su questo cioè io butto queste robe sul tavolo perché così in modo anche parlando tanto, perché queste robe in questo libro non ci sono, secondo me sono delle robe di cui bisogna parlare, perché il problema è che ad esempio il video messaggio, il video testamento di Plinke era una posizione politica che costruisce identità e mitologia. Quella roba lì non solo è girata in web, nei siti nazi, ma quella roba lì è girata su tutte le piattaforme online dei giornali italiani, è girata su tutti, sulla Facebook Post, è girata dappertutto e su Facebook. Chiunque criticando la notizia l'ha postata. E quindi anche soltanto l'operazione di diffusione di quella roba lì è potente. Io continuo a credere che anche una bugia ripetuta 5.000 volte diventa verità sostanzialmente. E che questo, specialmente quando può collegarsi a un discorso di rancore che può trovare il capro espiatorio sociale. Prometto, questa volta ce l'ho breve. La prima cosa, no, su queste cose sono naturalmente d'accordo, poi non sta a me difendere le ricercatrici, ma credo che loro si fossero date un obiettivo diverso, perché noi invece dobbiamo discutere, siamo pienamente d'accordo, magari 3.0 organizzerà poi una discussione su questi aspetti che. Una discussione sulla discussione, che naturalmente va in streaming, così usiamo. La seconda cosa era, io oggi ho letto in un forum di forum online di discussioni e commenti al risultato della convenzione del PD. A un certo punto uno ha scritto, il fatto è che povero superlo, il fatto è che D'Alema porta Sfigan, per fortuna che tifa per la Roma, e ha ricevuto un'immediata risposta che era sì, ma la Roma è prima con 32 punti, la Fiorentina è quinta con 24. Cioè, mi era venuto in mente perché da l'idea di come effettivamente poi si incrocino queste, poi c'è stata una controrisposta del tipo sì, vabbè, ma D'Alema parte sempre favorito, vedremo a maggio alla fine del campionato. Cioè, discorsi sono poi di un po' meno seriosi o un po' meno costruiti come noi ce li immaginiamo qualche volta, passano attraverso queste cose qui. Torno, perché era più o meno, credo, quello che intendeva chi è intervenuto. La questione è anche quello che diceva Claudio poco fa, il rapporto tra, in questo caso si tratta di due forme diverse di bullismo, il rapporto tra l'una e l'altra, io non lo so, o comunque non avrei il tempo di sistematizzarlo, posso dire qual è l'esperienza, il mio gruppo, abbiamo fatto per anni campagne nelle scuole, era la campagna intitolata Contro la violenza e si occupava tra l'altro di scuole di ogni ordine e grado, quindi anche del bullismo tra bambini, insomma. E bullismo omofobico, e bullismo
razzista, eccetera, eccetera, eccetera. Se devo dire la mia assolutamente non scientifica impressione, è che l'origine culturale, diciamo, di certi comportamenti, il considerarli illeciti, non viene dalla frequentazione di Facebook, viene dalla frequentazione dei loro genitori, nella maggior parte dei casi. E allora, cioè, su questo io starei attento poi a collegare quello che accade su internet e quello che accade nella vita quotidiana, perché la formazione di quel tipo di atteggiamenti non avviene. Potrà essere, sì, certo, amplificata, potrà essere anche molto più. Semmai il problema è che può essere, lui diceva sdoganata, e quel che io intendevo dire prima, può diventare senso comune per capirci che dopo 30 anni di battaglie contro queste cose, che ritorni a essere considerato lecito chiamare mongoloide una persona con, che magari non ha neanche quella disabilità, è semplicemente per dirgli scemo, però, che già non sarebbe carino, però in più è discriminatorio, voglio dire, e contiene una carica di odio. E allora è questo il problema, cioè che l'utilizzo di strumenti, non tanto del web, perché poi a me questo dà un po' fastidio, l'utilizzo di strumenti di comunicazione e tecnologie di comunicazione più potenti e più efficaci finisca per facilitare questo processo, non tanto il trasferimento di un comportamento da una parte all'altra. Sono stato breve. Sarò ancora più breve io, nel senso che sono perfettamente d'accordo con quanto hai appena detto. Cioè, una cosa è il costruire le narrazioni, le ideologie, e l'altro è riuscire ad affermarle. E quando io dicevo che appunto il web 2.0 e il modello netcast e tutte queste cose, intendo dire che in un modello di interazione di quel tipo diventa sempre più difficile affermare una narrazione e un'identità, perché come io la metto in gioco, così ci sarà immediatamente dopo quello che mi dà contro. E la questione dell'esempio su D'Alema è assolutamente straordinaria, esattamente quello il punto, cioè ciò che accade su un flusso di comunicazione di quel tipo lì non è mai appunto univoco, è un continuo rigiocare la palla da un lato all'altro del campo, è una continua ridefinizione, una continua rinegoziazione su quel senso. Non dobbiamo immaginarlo come un, appunto, come un qualcosa di monolitico, è una continua rinegoziazione sul senso di ciò che sta accadendo. E allora lì veramente il processo mette al centro il soggetto, l'individuo e le sue relazioni, io sono molto d'accordo su questo, mette al centro le sue relazioni sociali in senso esteso, soprattutto quelle che stanno fuori dalla rete, perché poi è lì che avvengono i processi di socializzazione primaria, i processi di socializzazione più forte, e anche negli esempi che sono stati fatti, cioè Pasquale parlavi appunto della difficoltà, del tipico l'esempio di scuola, no? A scuola, ecco, le dinamiche di bullismo sono esistite sempre nello stesso identico modo prima e dopo il web, insomma, il bullismo esisteva prima. Quel tipo di comportamento e quel tipo di difficoltà nell'affermare, nel costruire la tua identità in un momento certamente di evoluzione rapida come l'adolescenza, cioè, è esistito a prescindere dall'ultimo social, che in effetti è diventato un caso, ma è diventato un caso anche perché non capiamo come funziona nella maggior parte dei casi, perché noi ci ha fatto un salto, fa fatica a capire esattamente. Qui c'è veramente un problema generazionale a un certo punto, questo va ammesso, e finché Facebook, certo, un modello da vecchi rimbambiti è facile, quando si tratta appunto di come già che si chiama, di ask.fm, no? Esatto. E lì veramente non riesce a capire esattamente, a stare sulle dinamiche della testa, della velocità e del senso che loro danno a quel tipo di interazione, cioè in una parola non capisci niente. E soprattutto dopo un po' non ci provi ma non ti segue nessuno, perché ti sgamano su, cioè nessuno ti dice di buttarti dal tempo. Cioè, da questo punto di vista io sono molto d'accordo con l'ultimo intervento che è stato fatto in questa direzione, sono da parte di tutti, ma insomma che dobbiamo porre la nostra attenzione più che sui media, a un certo punto in avanti, anche sulla dimensione allargata sociale. Una battuta velocissima.
anche sulle cose, è vero che la produzione, come dire, i media amplificano, i media tutti amplificano, ma poi nella parte di esempi che hai giustamente fatto, il caso Bush è molto interessante, ma lì un ruolo fondamentale, più ancora che del web, ce l'hanno le radio locali sui discorsi di Bush, no? Per cui certamente il web, ma le radio confessionali locali, cioè nel caso della Lega, tutto un lavoro fatto sulla televisione, perché poi ancora oggi, parlando con il web strategist della Lega, Stefano Fantinelli, nell'ultima intervista che abbiamo fatto per una ricerca che ho condotto, quando dice sì, però io lì che ci sto a fare, sono tutti vecchi, cioè noi sul web facciamo, cosa vuoi fare per far ridere, ma te li vedi, no? Ma questo è quello che fa la strategia web della Lega Nazionale, quindi perché sanno anche loro che di lì passa ben poco, lo fanno perché non possono non starci, ma insomma, a parte Salvini, le altre due o tre che fanno la corsa per sé, eccetera. Ecco, direi più dei media in generale, allora, a seconda dei casi, no? Che non del web nello specifico. Lo sdoganamento, io questo chiudo proprio con una domanda, ma quello sdoganamento di cui parliamo e parlate dall'inizio, avviene sui social o avviene prima, o sul web o avviene prima? Cioè, siccome lo sdoganamento è avvenuto, allora quelle cose di sopra le si trovano. Perché io propendo di più per questa ipotesi, cioè tutta una serie di discorsi d'odio, tutta una serie di legittimazioni di discorsi violenti, una struttura del discorso violento. Ecco, questa cosa qui è già stata sdoganata da 20, 15, 30 anni di discorso aggressivo, per esempio nella politica, anche televisiva, anche nel talk show televisivo, anche nel reality show televisivo, cioè è stata sdoganata lì o è stata sdoganata su Facebook? Cioè, ce la ritroviamo su Facebook? Secondo me, perché c'è stata sdoganata prima. E allora certo che entra lì dentro come se fosse la normalità, aiutata da una struttura del web 2.0, ma non soltanto del web 2.0, anche del forum, per esempio, dei forum di discussione, per cui è molto più importante il tempo della risposta che non il contenuto della risposta. Cioè non importa se dico una minchiata, l'importante è dirla subito. E allora è chiaro che si favorisce, ma per la struttura stessa dello strumento, una polarizzazione. No, io sto di qua, non riesci a ricomporre una discussione su uno strumento del genere. C'è sempre una polarizzazione che in qualche misura si consuma finché uno dei due si rompe le palle, si toglie di gioco e dice vabbè, fatti fuori. No? E sono interessanti queste dinamiche, ecco, su questo io sono assolutamente d'accordo con lui, cioè bisogna studiare su Facebook, per esempio, su Twitter, bisogna studiare le interazioni e i discorsi, questo ha perfettamente ragione, è quello il nucleo della questione, però ci portano a dire, dal mio punto di vista, che ciò che noi andiamo a cercare perché ci sembra che accada lì, sia in realtà già accaduto prima e che lì dentro si sia soltanto accomodato. Ci sono altri interventi? Sì. Puoi venire qua a farlo? Sì, ti riprendiamo. Io sono profondamente in disaccordo, ma sarà il materiale per il prossimo dibattito. Mm-hmm. Anche il mio fosse un punto un po' di disaccordo su quanto è stato detto su Wikipedia, nel senso che da studentessa universitaria accademica ho visto un po' una mutazione del sistema Wikipedia. Quando ero alle medie, Wikipedia molto spesso era vado a curiosare su Wikipedia dove magari trovo delle fonti non perfettamente verificate. Adesso, secondo me, la filosofia che sta dietro a Wikipedia è quella di una partecipazione dal basso nella creazione di contenuti che ovviamente vanno verificati, ma molto spesso sono contenuti autorevoli. Non so qual è il vostro pensiero a riguardo, anche per dire tutta la filosofia del verificare continuamente attraverso la fondazione Wikipedia, il fatto che facendo anche la prova piccolissima di scrivere qualche cosa ti viene mandato il rimando se stai dicendo effettivamente una cavolata o meno. Per cui secondo me forse sia come studiosi, come studenti, come ricercatori, come persone attente alla realtà, possiamo provare anche in questo campo a fare un doppio lavoro, per cui la Treccani da una parte, io sono molto attaccata alla carta, mi piaceva quello che veniva detto prima da Scagliotti, sono un po' dipendente dalle tecnologie e dall'altro mi piace molto scrivere, quindi che magari Wikipedia e Treccani possono essere usate entrambe, però non so come la pensate riguardo.
Vai dire che ci potrò fare. La logica della rimediazione, rispondo a Wikipedia ma rispondo anche a, a Cepernik, sono d'accordo, sì. Cioè, tutta la logica della comunicazione, come ci hanno ben spiegato Butler, Boder e Kusin, è determinata dalla logica della rimediazione. Quindi i vari media non vengono spazzati via, vengono ricomposti, sopravvivono, la radio con la televisione, eccetera. Il problema è che tutti i vari media articolano un discorso unico. Cioè, non è che la famiglia, il problema è che tutto un flusso comunicativo integrato mette sostanzialmente in gioco delle simboliche e delle costruzioni identitarie. E dico questo perché a me sembra centrale una parola che ha detto Cepernik, che è rinegoziazione. A me sembra che questo avrei voluto vedere le ricercatrici, avrei voluto fossero in Skype, perché la prossima volta perché Web Nero è un bel libro, sarebbe stato un libro bellissimo scritto 5 anni fa. Cioè il problema di fondo 5 anni fa, cioè il problema è questo fondamentale, nel senso che questo libro non 5 anni fa. Cioè, probabilmente l'idea è nata, cioè, perché probabilmente il lavoro è stato fatto, e va tutto bene, ma e questa è la differenza tra chi scrive libri come noi e chi scrive cazzo su Facebook. Esatto. E c'è la differenza, ed è la differenza tra, poi spiego meglio, ma è la differenza tra Treccani e Wikipedia. Cioè, e va tutto bene se voi siete scritto 5 anni fa, perché il problema adesso è tutto della rinegoziazione. E mi spiego, questo mondo valoriale simbolico, il nazista scemo con la svastica scritta, dipinta o tatuata sulla fronte, oppure quel socialista, il sinistro del socialismo e gli imbecilli, quello del complotto appunto giudaico-massonico, hanno delle identità determinate e acquisite su un universo valoriale di identità fisse quasi. C'è la destra sinistra, il socialismo barbarie, i nazisti, i comunisti, cioè sono l'equivalente del rapporto, adesso nessuno, spero che nessuno se la prenderà, che sto a dire, della contrapposizione tra Forza Nuova e Scatassuna, che va tutto bene, perché sono nicchie ecologiche, comunicativo, culturali, segnate, determinate, eccetera. Il problema dei discorsi di odio è più complesso. Perché il problema dei discorsi di odio non è il fatto che io sono nazista perché leggo Evola e perché ce l'ho con gli ebrei e perché c'è qua e perché là, eccetera, 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 e quindi mi faccio la comunicazione sul web come dice questa roba qua e poi ho degli effetti perché commo con le manifestazioni, perché litigo con i comunisti, perché li accoltello, e poi hanno degli effetti pratici, perché poi le convoco, però poi vado al cortocircuito di Roma, gli do fuoco al centro sociale, aspetto Dax che esce fuori a Milano e lo accoltello, eccetera. Però la cosa peggiore, più devastante, è la riarticolazione della narrazione, è la rinegoziazione, perché sentire dire da capogruppo di un partito che prende il 25% e che nasce dal nulla in pochi anni sul web, che poi alla fine Mussolini non era così cattivo, al primo momento in cui si insedia alla Camera, sto parlando del Movimento 5 Stelle, e articolare una narrazione attorno a quella roba lì, da senso comune, da piazza del mercato, però io ho la fonte, e la fonte è il web, perché ci sono le scie chimiche, perché sappiamo tutti che ci sono le sirene, ma il complotto giunto giudaico-massonico dice che non ci sono le sirene. Cioè questa roba qua non è fascista, non è rossa, non è nella nicchia ecologica in cui 5 anni fa poteva stare. Per questo è sul libro che stava bene 5 anni fa, perché in quella nicchia ecologica lì, il complotto, le sirene, Evola, stavano qua. Adesso l'effetto molto veloce di questa comunicazione è che i discorsi di odio sono riarticolati con una potenzialità narrativa seducente, perché è neutra apparentemente, cioè non è connotata, non è bianco-nera. Infatti noi non siamo di destra e di sinistra, siamo oltre, ok?
sto parlando di Grillo perché potrei parlare di movimenti spagnoli, non di Indignados, ma potrei parlare di un pezzo degli Occupy Wall Street, del Tea Party, potrei parlare di movimenti che fanno lo stesso discorso. Noi non siamo nel stesso sinistro, noi siamo oltre. Allora il problema è che io negozio continuamente la narrazione, e visto che non è fissata da nessuna parte, non sta, come si diceva una volta, dove sta scritta, visto che non è fissata da nessuna parte, come i protocolli di Salve di Sion o come qualcosa di questo tipo, io non ho una idea, non ho un nemico neanche vero, perché se ci fosse scritto su, se io avessi il Mein Kampf, ho il Mein Kampf, se io ho il sito di Grillo, non è come il Mein Kampf, eh? E chi lo legge? Non legge solo quello, legge quello, poi fa la ricerca sulle scecchine, che sulle sirene. Però la Shoah è stata possibile quando questa rinegoziazione si è fissata. Sì, sì, no, ma si è fissata. No, perché altrimenti. È stata possibile perché ha riarticolato in quel momento, con la nascita di un media, la radio, eccetera, con la nascita di un media di grandi comunicazioni, ha riarticolato degli elementi che esistevano precedentemente. Cioè tutto l'antisemitismo di origine russa e di origine est Europa è stato riarticolato. È stato fissato da un mezzo, esatto. In qualche modo. Infatti è proprio questo il punto interessante. Cioè quando questo viene fissato il pericolo è concreto. Quando questo viene continuamente ridefinito e rinegoziato, ecco che il pericolo è minore. Però in qualche modo il web fissa. È fissa, sì, perché se io prendo il 25% e vado alla Camera dei Deputati con il 25% su dei discorsi che hanno come base il rancore e l'odio, e poi i miei equivalenti, che però lì si dicono di destra, in Francia, prendono la stessa cifra di voti e vanno in Parlamento e poi c'è le elezioni europee e fanno collassare la moneta unica, quella roba lì ha degli effetti, perché quella vulgata, in questo caso l'Europa dei banchieri, degli ebrei e tutto eccetera, è stata fissata nel senso comune, in qualche modo. E quella roba lì non è più nero o bianco, è senso comune ed è discorso di odio, o come lo vogliamo chiamare. Cioè, il problema è che la fissazione, cioè quello che voglio dire, è che la costruzione di una mitologia, di un universo, di un senso comune, non è, cioè la cosa interessante che mi pare in atto, e su cui io non ho approfondito e quindi la butto, è che la rinegoziazione simbolica sta costruendo una nuova narrazione dell'odio che è diversa da quella che noi conoscevamo col bianco e nero. Perché io sono d'accordo con te, se uno sul web è un nazista stupido, probabilmente autoreferenziale sta chiuso in quella nicchia ecologica lì e non si muove, ma chi attraversa il web alla ricerca di qualche verità prende anche elementi di quella nicchia ecologica e la ricuce in un patchwork. Cosa che dal punto di vista della narrazione abbiamo sempre fatto, il bricolage, cioè Santiago di Compostela è una cosa che nasce mettendo insieme Sant'Agostino scrive, padre del cristianesimo, era una specie di scrittore new age dell'VIII secolo, del V secolo, sostanzialmente mette insieme e articola, però poi fissa, cioè non è che. E questo è quello che io che finisco con Wikipedia e la Treccani. Se io compro un libro, allora, se io compro la Garzantina di filosofia curata da Vattimo e Marconi, che è un'enciclopedia di filosofia a voci, eccetera, o se io prendo l'enciclopedia di filosofia curata da Volpi, che è stata costruita con un sistema di comunità scientifica, per cui ci sono X scrittori, filosofi che hanno redatto le voci della Garzantina, e altri che hanno, altri alcune volte gli stessi, altri alcune volte diversi, che hanno redatto le voci della Volpi, del dizionario filosofico di Volpi. Se io compro quel libro lì, ho fatto un atto di adesione e di scelta e di fiducia nel riconoscimento del valore scientifico-culturale di Volpi o Vattimo e Marconi. Cioè ho pensato che il valore anche economico di quella roba lì abbia garantito che la loro ricerca scientifica mi dia un'impostazione culturale, una certa selezione, una certa capacità di lettura, una certa profondità delle fonti, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Poi io preferisco la Garzantina perché ci ho scritto, quindi meglio che Volpi. Però detto questo, se io vado su Wikipedia, non è la stessa cosa.
non è la stessa cosa, perché io non ho alcuna, non ho la visibilità di chi, cioè è sempre il principio di autorità ed è il principio di autorialità. Uno scritto di Umberto Eco in rete rimane uno scritto di Umberto Eco in rete, uno scritto di Grillo in rete rimane uno scritto di Grillo in rete, uno scritto di mio ha un valore diverso di questi due, uno scritto di un quindicenne ha un valore diverso. È vero che la doppia visione, la tripla, la quadrupla, la costruzione di comunità, di Wikipedia, è tutto vero, ma rimane il fatto che, come dire, la diffusione della cultura come l'abbiamo conosciuta noi fino ad oggi si basasse su quel principio di autorialità e di autorità. E quella roba lì, per uno come me, credo che abbia ancora un valore, credo che, senza prendermela con Wikipedia, credo che ponga una differente, cioè che ci sia una differenza profonda tra l'Oxford University Press e l'enciclopedia in rete. Hanno la stessa percentuale di errore. Ho fatto una ricerca. Sì, sì, dai. No, l'unica cosa è, lei ha detto, ha ragionissimo tutto quello che ha detto, però il fatto è che nel mondo persone come lei, con un livello di cultura come il suo, che vanno a cercare le informazioni sulle enciclopedie, sulle garzantine, sono in netta minoranza rispetto a quelle persone che possono accedere a Wikipedia e che l'informazione che dà Wikipedia sia sufficiente in base alla loro esperienza, in base al ruolo che hanno nella vita di tutti i giorni. Non è detto che queste persone che non abbiano una formazione come la sua debbano necessariamente ricercare l'informazione sulla garzantina, ma può essere che le basti quella di Wikipedia. Posso? Su Wikipedia. Io sono quello che usa tutto. La prima cosa è che ovviamente è tutto vero quello che è stato detto. Non credo che Wikipedia e la Treccani siano in realtà in contrapposizione. Cioè, non è che usare una escluda necessariamente. Poi le ragioni possono essere diverse. Sul valore democratico di Wikipedia ho dei dubbi, ma è un'altra discussione. Perché ho dei dubbi in generale sull'idea che la costruzione dal basso sia necessariamente di migliore qualità, non solo scientifica, ma anche di migliore accessibilità e di migliore democraticità. Ma è una discussione completamente diversa, ma starei molto attento a pensare che quello sia un modo democratico, per una ragione, poi torno, per una ragione essenziale. È vero che il professore dispone di strumenti eccetera eccetera, ma è proprio per questo che può usare Wikipedia, perché se ci sono cose dentro quella voce che non ha, tra virgolette, una denominazione d'origine garantita, lui ha gli strumenti per individuarla, per capire fino a che punto quella cosa è da considerarsi attendibile eccetera eccetera eccetera. Io che parlo di filosofia, per esempio, io no. Allora il mio problema con Wikipedia non è l'esatto contrario. Cioè, siccome non ho gli strumenti, preferisco usare l'enciclopedia della filosofia. Se li avessi per valutare autonomamente, userei Wikipedia. Perché se c'è una minchiata la riconosco. Tutto lì. Però poi le ragioni possono essere diverse. Se io cerco, io uso la Treccani. Se io anche, non so, ma uso anche l'Accademia della Crusca per controllare le cose. Però se io andassi a cercare sulla Treccani Matteo Renzi, trovo sindaco di Firenze, forse ci trovo presidente della provincia di Firenze. Se lo cerco su Wikipedia trovo il 17 novembre ha vinto la convenzione del PD. Allora, sono anche strumenti estremamente diversi per quello che possono dare. La Treccani mi può dare certe cose, sempre Wikipedia me ne dà altre, che la Treccani non mi darà mai. L'aggiornamento a ieri non lo troverò mai sulla Treccani. Detto questo, ripeto, io starei molto attento a considerare uno strumento più democratico dell'altro, perché io credo che la forma più alta di democrazia coincida con la forma più alta di cultura e non il contrario. Semmai si discute su con quali strumenti,
in che modo la rendiamo accessibile, ma non è abbassare il livello di cultura che rende democratica una cosa. No, no, il rischio, non sto dicendo che sia quello che dicevi tu, dico il rischio, è che ragionando in questi termini si finisca per dividere il mondo fra quelli che hanno gli strumenti e usano la Treccani e quelli che non ce li hanno. Non è così, semmai è l'esatto contrario. Semmai è l'esatto contrario. Umberto Eco, poi come è noto, passa il tempo a trovare la sua biografia sbagliata su Wikipedia e non la corregge più, perché si è stufato. Sta di fatto che poi, se voi guardate la biografia di Umberto Eco su Wikipedia, ci trovate una marea di errori, perché il sistema del controllo dal basso non necessariamente funziona. Eco lo ha raccontato più volte, correggeva, dopo un mese ritrovava lo stesso o altri errori nella voce a lui dedicata, correggeva, li ritrovava, a un certo punto ha detto: beh, se mi piace inventarmi delle cose sulla mia vita, inventatele, a me che me ne frega. E chi altri può correggere? Cioè, chissà se poi sono vere, gli avevo sbagliato anche la data di nascita, che corretta da lui e ricorretta in modo sbagliato. Cioè, questa è per la ragione, poi in parole povere, della distinzione tra l'autorialità e l'assenza di queste cose sta poi in questo. Allora, dipende da che uso ne devi fare e dipende da quanto sei consapevole dei limiti di uno strumento, ma anche dell'altro. C'è una domanda al pubblico? No, sì, il mio è una domanda proprio di intenzione. Io in realtà non so bene, perché non mi sono informata, quindi parto già da un presupposto di umiltà assoluta rispetto a questo. Io credo che tutti quanti, vero, possano scrivere o contribuire a Wikipedia, giusto? Ecco, allora io però domando a voi, se effettivamente, come diceva lei, un mezzo che possa contribuire, che possa essere definito democratico, non deve per forza partire dal basso, o comunque, cioè nel senso, non debba essere inferiore a livello culturale. Ma voi avete mai pensato di contribuire invece a Wikipedia però? Perché siete proprio voi chi ha un sapere e la possibilità anche di accedere a determinati punti culturali non indifferenti, quindi vuol dire potersi comprare la Gargantina, potersi comprare la Treccani, poter avere tutta una serie di cose. Perché invece tenete distante questo mezzo che invece fa parte ormai dell'oggi? Fa parte anche di me, se posso dirlo. Io ho un papà che, grazie a Dio, è riuscito a comprarmi la Treccani. Io a casa ho la Treccani, benissimo. Quante volte però obiettivamente vado a consultarla? Andavo a consultarla 5-6 anni fa, quando facevo le ricerche, no, più in realtà non sono così giovane, però vabbè, quando facevo le ricerche per il liceo, quando facevo le ricerche per le medie, perché è un, chiaramente, poi trovandoci delle assolutamente delle definizioni e un'impostazione su cui io non posso assolutamente dire nulla. Tutt'oggi arrivano gli aggiornamenti, ma di certo non si tratta dell'accesso che ci può essere su internet. O sbaglio? Come? C'è la Treccani online. Sì, però non si può accedere a tutti, a tutto, non si può accedere a tutto, no. Attenzione, perché la maggior parte dei contenuti su internet ad alto valore culturale, compresa la Oxford University Press, che fa pagare un sacco di soldi, e questo lo dico arrabbiata, ma per il semplice fatto che io sono una di quelle che lei diceva prima, si vuole dare alla ricerca sociale. Per fare una cosa di questo genere però, cercando di costruire la mia ricerca la mia proposta di tesi dottorato, un po' di difficoltà sotto quel punto di vista la trovo. Quindi perché persone come voi, che hanno un sapere che sicuramente rispetto al mio è molto più alto per una serie di ragioni, non possono contribuire all'aumentare, all'espandersi di un sapere come quello che c'è su Wikipedia? Perché sareste proprio voi a fare la differenza, voi come tutti gli altri. Posso dirvi perché in una parola? Sì. Perché ragioniamo, ma anche io, ragioniamo ancora con una mentalità del modello vecchio. È, appu-
ma è qui, io questo che voglio sapere. Cioè, quindi chiedere a noi queste cose e avrai sempre delle risposte che sono largamente insoddisfacenti. Ecco, cioè io dichiaro qui la mia incompetenza da questo punto di vista, perché davanti alla tua, la tua domanda c'entra esattamente il punto, ma visto sì che parli da due ore, perché quando finisci sta cosa non vai a aggiornare Wikipedia? Esatto. Perché? Perché? Perché non lo facciamo, perché non è il nostro approccio alla cultura, però hai ragione tu, cioè non si può rinunciare all'idea che tanto diventerà quella cosa lì, dice, quello diventa, cioè quello sarà il modo progressivamente con cui le persone interagiranno, costruiranno il sapere, eccetera. E io sono dell'idea che, vistosi quello che è stato costruito in precedenza, anche a livello di comunità scientifiche, le grandi comunità scientifiche che ci ritroviamo sono quello che sono. Io non sono affatto sicuro che ciò che troveremo di qui in avanti sia necessariamente peggiore. Se quel tipo di meccanismo che tu e anche Pasquale in qualche modo alludeva a questo, però noi facciamo difficoltà a cogliere quel sacco, infatti non lo capiamo. Ecco la tua risposta, non lo capiamo. E non riusciamo ad avere fiducia e non riusciamo a investire su questo perché siamo agganciati a un modo di vedere le cose che è quello di un altro secolo. Di un altro secolo salito. Sì, più di sicuro. Io non sono d'accordo con l'ultima cosa che tu c'è. Io non sono così vecchio da non vivere Wikipedia. Io mi faccio un insomma diverso. No, non c'è. No, nel senso che io sono abbastanza. Come dire, ho un blog, ci metto la maggior parte delle cose che scrivo, anche scientifiche, che si possono trovare, eccetera, entro in relazione a Wikipedia, alcune volte delle cose macroscopiche che ho trovato le ho sostituite, non è questo. Rimane però un fatto, ad esempio c'è una roba che non è Facebook ma che è accademia.edu, in cui si possono trovare altra ricerca scientifica di livello differente in base ai ricercatori in copyleft, praticamente. Sono un assertore del copyleft, quindi il problema non è quello. Il problema è un problema di ruolo sociale. E se mi spiego, poi su questa credo che la finiamo perché vedo c'è. Il ruolo sociale di un ricercatore, il ruolo sociale di un intellettuale, il ruolo sociale di un giornalista, il ruolo sociale di un bricoleur, di un artista o di un amatore, sono completamente differenti e sono garantiti da una serie di questioni che sono la legittimità istituzionale, la legittimità economica, eccetera. Allora, l'idea che, la butto più brutale così, in un mondo in cui le università sono un luogo di precariato assoluto, in un mondo in cui sostanzialmente il ruolo dell'intellettuale è colpito nella sua funzione e nel suo riconoscimento economico, ad esempio in cui non viene finanziata la ricerca di base, in cui passa il meccanismo che è per fare la ricerca scientifica, cioè per vedere il bordone di meno che non sia ministro, potete passare per prima la contrada. Quello che tu non sei ministro, per il valore di X c'è un ruolo sociale, economico, eccetera. Alla fine legge e scrivere lo sappiamo fare tutti, e proprio perché lo sappiamo fare tutti ci possiamo leggere su Wikipedia. E proprio perché lo sappiamo fare tutto, è quello che dice un Bartolo è uguale a quello che dice Stino. E proprio perché lo sappiamo fare tutti, legge e scrivere, e perché tutti lo sappiamo fare ricerca di tutti, tutti abbiamo la stessa capacità di leggere una cosa, abbiamo la stessa capacità di scrivere opinioni, apparentemente. I sistemi di legittimazione della figura dell'intellettuale, del professionista o del politico, sono sostanzialmente collassati. Allora, leggere la Treccani online rimane diverso da leggere Wikipedia, perché la Treccani online, Colosso, Presto, qualsiasi altro luogo, la stessa Repubblica online, o la stessa stampa, Sera o questo giorno o qualsiasi altro luogo in cui vi sia un'investizione di denaro per produrre cultura, produrre ricerca, che sia pubblico o istituzionale o privata, mi garantisce che ci sia stato un investimento, un riconoscimento di ruolo, di ricercatore, di esempio. E questo me la questione differente, dove il ricercatore
politico, non filologico politico come Huntington, ma quella riconoscibilità riguarda una questione di ruoli che secondo me sono l'unica vera, l'unico vero, cioè il collasso dei ruoli è l'unico vero aspetto della comunicazione web, che sostanzialmente permette con l'operazione di costruzione della narrativa proprio perché non ha controllo di fonti, ma non solo di fonti, di fonti anche di ruoli. Nello stesso modo in cui in questa retorica e in questa narrazione dell'estrema destra o dei discorsi di odio non c'è verifica delle cose dette, nello stesso modo io posso sostanzialmente lavorare sulla comunità scientifica. E aggiungo, se il maggior giornale svedese di area social democratica mi dice che gli soldati israeliani uccidono i bambini per schiantargli gli organi, io ho un referente politico, culturale, economico con cui prendermela, da verificare, con cui entrare nel dibattito pubblico, eccetera. Se la Treccani costruisce una boiata e la mette sui suoi siti e sui numeri delle sue della sua enciclopedia, io ho un referente politico, culturale, economico con cui prendermela. Su Wikipedia queste cose non accadono, quindi l'imputabilità è uno degli altri elementi che salta. Sì. Poi so che le cose convivono, leggo Wikipedia. Non con Wikipedia, cioè nel senso che gli altri confronti tu ce li abbiamo, Cioè non è che necessariamente su Wikipedia, a parte il fatto che volete. No, non ce l'ho con Wikipedia, cioè cominciamo, cioè se volete fare Wikipedia, prendiamo una giornata per avere Wikipedia. Il fatto è che tu proponi un modello e ti risponde con un altro modello. Cioè, questo è il punto. Cioè non ci sarà mai. Sì, soltanto che sono veramente due visioni che... Ma io non sono così d'accordo su questo, e poi magari chiudiamo. Però il fatto che non esistano dei ruoli sul web, secondo me, parlo da utente, non è esattamente vero. Infatti non è vero. Nel senso che esistono delle autorità costruite in un altro modo, esistono dei blogger che molte più persone seguono rispetto ad altri, tutti hanno un blog. Ma quelli letti in Italia sono un numero molto ristretto, ci conosciamo tutti fra noi. Wikipedia è costruito come un forum nel back-end, e la maggior parte, ci sono moltissime persone che creano delle entries a Wikipedia, ma soltanto un piccolo numero ne creano molte, e queste persone sono riconosciute. Abbiamo sfiga quando una di queste persone prova a scrivere la biografia di Umberto Eco, Umberto Eco cerca di correggerla, il primo ha un'autorità maggiore di un nick che richiama Umberto Eco, perché è conosciuto da molte più persone all'interno del back-end di Wikipedia, e quindi probabilmente la sua versione passerà rispetto all'altra. Non è che non esista un ruolo sociale, che è completamente diverso. Io posso capire la fatica che fa un Umberto Eco a cercare di inserirsi in un meccanismo che non conosce, dove parte svantaggiata, perché Wikipedia esiste da anni, per spiegare a un'altra serie di utenti che lui ha l'autorità per scrivere quella cosa rispetto a qualcun altro che ha scritto altri 200 entries e che quindi è riconosciuto come un utente esperto. Quello è il problema grosso, su questo sono d'accordo, sul fatto che non sia così facile stabilire un'autorità di principio, ma nei fatti sì, però ci sono utenti che hanno un peso maggiore su Facebook, c'è chi ha più amici, c'è chi posta le cose che sono sempre più interessanti, allora le sue le andiamo a leggere, chi posta le cagate non le leggiamo mai. Questo genere di meccanismi secondo me c'è anche su Facebook, c'è anche sul web, è che sono completamente diversi, sì, non si basano sul tipo di autorità. No, c'è conflitto di grado, non c'è nessuno. Lei mi ha una risposta e anche tu. Io a volte ho la sensazione che, lo faccio anch'io, che in realtà quelli che postano le cose interessanti tendo a ignorarli, perché mi diverto molto di più andare a cercare quelli che postano le cretinate. Ma la domanda meritava una risposta. Io sono d'accordo con quello che ha detto adesso lui, capisco il discorso sui ruoli. Introduco una cosa diversa che riguarda me, non parlo in generale, non mi interessa la categoria. Se io non mi metto a scrivere voci per Wikipedia o non mi metto a correggere voci che mi sembrano sbagliate, la ragione è abbastanza semplice, cioè io faccio un altro mestiere.
il mio, io non sono né un docente né un educatore, mi lasci finire. Io ho delle cose che penso di sapere e dei ragionamenti che penso siano validi. I destinatari dei miei ragionamenti però non è il grande pubblico, io sono di fatto un lobbista. Le persone a cui il mio ragionamento deve arrivare per il lavoro che faccio e per le responsabilità che ho sono altre e passano attraverso canali diversi. Poi può darsi che il presidente della commissione Barroso vada a documentarsi su Wikipedia, ma se io voglio far arrivare a lui una posizione o una proposta politica non lo faccio attraverso Wikipedia, utilizzo un altro canale. Non ancora. Poi io, magari per carità, esistono forum online eccetera che possono essere usati, ma voglio dire, gli strumenti che uno sceglie di utilizzare per far passare quel che crede di sapere o i ragionamenti che pensa di saper fare dipendono dagli obiettivi che quella persona si sta ponendo, dipendono da un principio astratto per cui se so qualcosa la devo mettere a disposizione. Certo che è vero, lo faccio per esempio qui, lo faccio parlando con le persone, lo faccio in tanti modi, ma la mia professione è un'altra. Poi mi resta il tempo libero, ma se mi consentite nel tempo libero mi faccio i fatti miei, voglio dire, non è che vado a diffondere il sapere, non è quella la mia missione, non lo è, la mia missione è un'altra e utilizzo gli strumenti che a quella missione sono utili. Poi se io dovessi mai decidere che voglio far arrivare la mia superiore conoscenza al vasto mondo, scriverei un libro, perché io sono davvero stato educato quasi nella prima metà del secolo scorso. Il mio naturale istinto è scrivere un libro, non è pubblicare qualcosa online. Lo scrivo, poi lei si occupa di renderlo open source, metterlo a disposizione del mondo intero, ma io scrivo un libro, non sono capace di pensare in quegli altri termini. Il mio pensiero si organizza in quel modello, quello che diceva lui, si organizza in un altro modo, ma è proprio, non sono capace neanche di attraversare a nuoto lo stretto di Messina, e quindi non ci provo, so di non essere capace di utilizzare quello strumento, e so di essere capace di usarne un altro, uso questo per soldare, se mi permettete, cioè non ho un obbligo morale di andare su Wikipedia, insomma. L'ultima cosa, ma 30 secondi 30, cioè è vero che per 20 anni probabilmente si usa la Wikipedia, ma è anche vero che sostanzialmente la comunica, che bisogna però almeno tra di noi mantenere una distinzione tra la forma di comunicazione e diffusione del sapere generalista e quella, non dico non generalista, ma un minimo più approfondita. Cioè io non posso pensare che realmente qui dentro stiamo immaginando che sarà la stessa cosa, non sarà la stessa cosa, come non è stata la stessa cosa con la crescita della televisione. È vero che la televisione italiana ha insegnato l'italiano agli italiani, è vero tutto quello che vogliamo, cioè è vero che la storia della comunicazione è costellata di esempi di diffusione del sapere attraverso i nuovi media eccetera eccetera eccetera, però rimane un problema che è sempre quello di della potenzialità economica di chi produce, a monte di chi produce conoscenza e informazione e quindi chi gestisce una forma di potere. Il problema è poi sempre sulle retoriche e la gestione del potere. Cioè io non vado, se voglio sapere cosa sta succedendo in Medio Oriente, io ho 4-5 blog internazionali scritti in inglese, tra cui uno è prodotto dalla NATO e dal Politecnico di Zurigo, ok? È chiaro che io vado lì, quel blog è completamente gratuito nell'accesso, è chiaro che però il finanziamento di quel blog fa parte di una rete di istituzioni militari e di istituzioni pubbliche che pagano molto bene i loro ricercatori per scrivere delle cose e che poi pagano molto bene i loro ricercatori per scrivere un blog, delle operazioni di diffusione su larga scala e quindi di costruzione di senso comune di contenuti sulla crisi medio orientale, tra l'altro. È chiaro che però se io guardo Wikipedia trovo delle robe che sostanzialmente sono di accesso veloce e, se mi permettete però, ci sono luoghi e luoghi in cui si può usare Wikipedia. Se tu mi dici che vuoi usarla per la tua tesi di dottorato, no, cioè, no, perché, no, 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 questo no, cioè, ci
Convivenze tra i due schemi, ma che sostanzialmente se noi non abbiamo chiaro, almeno tra di noi, che la fonte della produzione di conoscenza è una fonte che ha bisogno di denaro e che se noi non immaginiamo che il valore degli istituti di produzione di conoscenza, anche sul web, è ben differente da una fondazione privata come la Fondazione Camis de Fonseca di Torino, che produce analisi geopolitiche anche su web di completo e gratuito accesso, ok? È ben diversa da una fondazione da un gruppo di amici, di giovani ricercatori che hanno un'impostazione politica differente e che gratuitamente usano il web per costruire la loro roba. Cioè, è proprio diversa. E la diversità di quella cosa risiede nelle cose che ha detto lui, cioè nel fatto che lui di mestiere fa una cosa. Se noi poi pensiamo, sinceramente, cioè possiamo pensarlo, io credo che dal punto di vista della sopravvivenza anche delle nostre istituzioni culturali, il discorso che state facendo è pericoloso. Nel senso che la maggior parte della legittimazione dei colpi inferti alle università pubbliche che si occupano di discipline umanistiche in questo paese negli ultimi... Però posso dire soltanto perché sennò poi... lo so, però anche la gestione del tavolo è asimmetrica. No, onestamente, se devo proprio dirla, così. Allora, passo no, 5 minuti. No, perché, no, soltanto dire una cosa, perché cioè una cosa è avere un atteggiamento critico verso le cose. E come non riconoscere questo? Il mondo dell'informazione da questo punto di vista è emblematico. Cioè, è chiaro che c'è bisogno dei giornalisti che assicurino una informazione perché sono professionisti, eccetera. Però una cosa è la sfera di come vorremmo che le cose ancora continuassero. Altra cosa è il fatto che la carta stampata oggi è distrutta dal fatto che il web ha disintermediato completamente la funzione dell'informazione. E questo è accaduto, può non piacerci, se ci teniamo al mondo della stampa, ne licenziano 300 al mese dappertutto. Quindi già non ci sono più i giornalisti a carta stampata, se ne licenziano e non si assumono più. Vendono 400.000 copie al giorno il Corriere della Sera e la Repubblica, che sono quelli che ne vendono di più. Uno dice, ma i giornali sono fondamentali, sono importanti, perché sono la struttura che ci assicurano l'autorevolezza dell'informazione. Sì, però non ci sono più. Quindi una cosa è... sono sul web, ma non si sostengono sul web, e infatti licenziano i giornalisti, non si sostengono sul web. È così, non si sostengono, infatti il grosso, per questo puoi parlare con chiunque organizzi una redazione di un grande quotidiano nazionale, ha il problema di come rendere sostenibile ciò che loro regalano sul web tutti i giorni e il fatto che non si ripaga più. Allora questo è un dramma. Così come tu stai raccontando l'università, è un dramma ciò che accade, ha ragione, però accade. Quindi non è che dicendo che questa roba è pericolosa, allora la esorcizziamo. Siccome accade, bisognerà prendere atto che questi processi attraverso il web si stanno già realizzando. Di fatto sono già realizzati. E quello che loro pongono, anche qui su Wikipedia, no? Perché passa il messaggio che ci sono, lo studioso serio, e l'altro che guarda Wikipedia che è un fesso. Evidentemente non è così. Evidentemente tutti, se qualcuno scrive su, cioè alcuni studenti qui, se vengono pescati a usare Wikipedia come fonte per la loro tesi, io ho degli atteggiamenti di tipo violento, aggressivo, mi conoscono, sono un soggetto difficile, molto difficile. Quindi loro non si può usare per una tesi di laurea Wikipedia, però non posso sostituire nella loro testa il fatto che di qui in avanti loro verrà più normale consultare Wikipedia e magari, questo sì, impegnarsi nella implementazione di Wikipedia. Io non starei qui a dirgli, beh, però tanto sarà sempre una roba di serie B. Il problema è che è giusto che loro trovino il modo di impegnare le loro risorse anche in quella direzione. È quello che prima ho offeso il tavolo dicendo siamo vecchi. E in realtà è così, perché la cultura digitale è una roba di partecipazione che certamente produrrà fenomeni diversi da quelli che conosciamo noi. E noi siamo terrorizzati da sta cosa, perché ci sta sfuggendo il mondo che conosciamo di mano tutti i giorni, lavorando in queste strutture
chi come me ha lavorato nell'informazione, nei giornali, ha fatto il giornalista, ne ha visti addirittura sfuggire due. Allora dico, non è che tutto dove vado me la piglio, no? Cioè, sto cominciando a pensare che dico, ma cavolo, non lo so. Allora, sono queste due cose che bisogna tenere, per questo l'ultimo intervento è molto interessante, però bisogna distinguere i processi, come si stanno compiendo, e il modo che, come dire, la prospettiva dalla quale li critichiamo. Sono d'accordo con te. Non vuoi, cioè, anche no, tanti ragazzi, non vorrei avervi dato l'idea di una polemica nei vostri confronti. Io sono d'accordo, cioè ci sono livelli di partecipazione nella costruzione della conoscenza, ma almeno qua dentro, e questo non perché siamo vecchi, ma perché dobbiamo difendere quello che crediamo essere un valore anche della, non solo della nostra professione, ma un valore del sapere, che secondo me è una roba molto complessa e che non si basa soltanto sulla compartecipazione, cioè anche sulla tradizione, sulla lettura di testi e di, cioè, perché se no, per prima cosa noi accettiamo il fatto che va bene il bosone, poi tanto a leggere sanno scrivere tutti, quindi lasciamo agli scienziati il bosone e noi ogni giorno scriviamo su Wikipedia le nostre cose. Adesso io poi sono un provocatore, quindi enfatizzo. Però, cioè, d'accordo. No, su questa nota di armonia sono le 8 che abbiamo. E vi invito in casa ad andare a parlare direttamente con i relatori, in modo da pubblicare online la vostra discussione, in modo che noi possiamo leggere e commentare e possiamo dare il seguito a questa bellissima giornata. Buonasera a tutti, buonasera a tutti.